Eccoci qua, siamo in diretta. Adesso vedremo piano piano quanti di voi sono già connessi. Vi diciamo subito, l'emozione è enorme, enorme. Intanto che aspettiamo che vi collegate. Allora, intanto vi diciamo subito che siamo felicissimi di essere qui con voi, nonostante questa pandemia. Quest'anno siamo online anziché dal vivo. Questo è il terzo compleanno della nostra associazione. Che vi devo dire? È incredibile perché ce l'abbiamo fatta. Intanto io vorrei dirvi che questo è un giorno speciale, non è un giorno a caso. È il 20 novembre ed è la giornata internazionale dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo dando voce per la prima volta, diciamo, da quando esistiamo, al nostro essere figli, che siamo stati bambini adolescenti, cresciuti con mamma e papà che hanno avuto problemi di salute mentale e non avevamo una voce quando eravamo bambini, adolescenti, era qualcosa di indicibile, di spaventoso che avevamo capito dagli adulti che era qualcosa di cui non si poteva e non si doveva parlare. Quindi essere oggi qui da adulti a dare voce a chi non può averla oggi per i figli, bambini e adolescenti di oggi e di domani. È qualcosa che ci riempie di grande orgoglio perché ce l'abbiamo fatta. Siamo dei survivors, dei sopravvissuti e agenti attivi di cambiamento. Io adesso vado a vedere se intanto state già scrivendo, anzi ancora no, quindi vi invito intanto a scriverci in diretta perché aggiungeremo anche i commenti che riusciremo perché sarete tanti anche a schermo, per cui non fate timidi, fateci sapere da dove siete connessi, da dove ci state seguendo e festeggiamo insieme questo terzo compleanno. Intanto che aspetto che entrate e ci salutate, io vado insomma a introdurvi un pochino, un po' della storia di Comip per chi magari non ci ha conosciuto mai ed è la prima volta stasera che ci segue. La nostra è un'associazione che nasce appunto nel 2017, nasce nel 2017, ma in realtà sull'onda di un impegno di attivismo che io ho iniziato da sola su base volontaria nel 2010, in cui internet è stato uno strumento principale di uscita dall'isolamento, di connessione con figli, adulti in tutto il mondo, che diciamo, abbiamo costituito insieme una rete informale di figli con esperienza. Attivisti che vogliono un cambiamento di sistema nel mondo, vogliamo eliminare lo stigma. È arrivata Arianna, intanto che ci saluta e ci dice buonasera, ancora auguri Comip. Quello che appunto è importantissimo è questo, diciamo, del fare rete. Come ci siamo conosciuti con i cofondatori dell'associazione che tra poco vi presenterò? Ci siamo conosciuti sul gruppo online di auto mutuo aiuto che avevo fondato nel 2011, quindi prima che esistesse l'associazione. Sull'esempio di gruppi internazionali, un gruppo segreto, un gruppo riservato solo ai figli, dove ci confrontiamo e condividiamo le esperienze. E in qualche modo da lì mi è nato il bisogno poi di fare qualcosa di più, di poter avere, diciamo, un ruolo anche istituzionale per portare le nostre istanze anche nelle sedi istituzionali dove poi si scelgono le politiche che poi impattano anche su di noi. E siccome un bambino o un adolescente difficilmente o comunque adesso si cerca un po' più di coinvolgerli, però difficilmente riesce a parlare liberamente del disturbo psichiatrico della mamma e del papà. Dobbiamo farlo noi adulti, quindi i bambini che abbiamo dentro ci danno la forza di parlare oggi noi per poi poterlo far fare anche a loro un domani, anzi speriamo presto. Intanto vediamo Michela, ci saluta, ciao Stefania, saluta poi dopo, ti presento anche tutti gli altri. Poi c'è Rita, ciao, sono Rita da Milano, complimenti. E Claudia, ciao, siamo entrate da casa. Roma, auguri Comip, grazie. E adesso passo subito la parola anche agli altri due compagni d'avventura, Gaia Cusini che è collegata da Mantova. Ciao a tutti. E adesso vi faccio brevemente fare un saluto anche da Carlo. Allora, ti vedo piccolo piccolo in basso. Comunque, a parte i Ci problemi sono? tecnici che si è aggiunto, ma non ti vedo nello stream, però a parte i problemi tecnici che ci sono sempre, il bello della diretta, ti sentiamo. E mi sentite? Intanto saluto a tutti. Speriamo che torni pure la videocamera. Non so qual è Esatto. il problema. Allora, adesso intanto direi che se Gaia hai voglia, io ti do la parola in modo che tu possa fare il tuo saluto e raccontare cos'è per te Comip e cosa significa per te questo compleanno. Allora, ciao di nuovo a tutti. Io
Diciamo che appunto come condivido con Stefania l'emozione di oggi e anche con Carlo e Marco, perché abbiamo creato qualcosa di veramente potente, qualcosa che ci sta a cuore e che noi portiamo avanti come speranza, ma anche con la determinazione e l'impegno in questi 3 anni, che ci ha veramente dato la forza di anche avere questa energia positiva di poter essere appunto per i bambini, ragazzi, adolescenti, giovani adulti, cioè di metterli al centro, e quindi parliamo dei loro diritti. Appunto, questa è una giornata importantissima proprio perché va a essere simbolica con la nostra nascita, quindi per appunto, come diceva Stefania, le istanze che noi portiamo per chi ancora non può farlo per sé, ma come avremmo avuto bisogno noi quando eravamo piccoli, bambini e adolescenti. E quindi c'è tutta questa forza, emozione della potenza che abbiamo nel cuore che ci mettiamo perché ci teniamo, ed è questo che il fatto di poter agire attivamente per migliorare la situazione. C'è questo tipo di condizione che per noi è stata devastante e non vogliamo più che lo sia per altri, e quindi oggi siamo qui già 3 anni e è veramente un traguardo che noi comunque abbiamo percorso ogni giorno con tutta questa propulsività forte, positiva, e verso una sfida pedagogica importante, comunque, che è quella di togliere dall'invisibilità tutta una parte grandissima di popolazione che ha bisogno di poter essere vista, e quindi generare quel cambiamento culturale, sociale che faccia uscire da stereotipi, pregiudizi, e che veramente restituisca senso a tanto dolore che si sperimenta in questo tipo di situazioni. Noi rappresentiamo questo, rappresentiamo tantissimo altro, rappresentiamo tutta una serie di cose che prima di noi si faceva ancora più fatica a far emergere. Noi abbiamo portato un po' più in superficie tutto questo, e credo che, insomma, sia veramente tanto, tanto importante, ecco, quindi il fatto di esserci, il fatto di portare avanti tutto questo. Quindi, insomma, stasera è il festeggiare questo traguardo, questa forza e questo cambiamento che noi porteremo sempre costantemente avanti e che ci illumina. Questo cuore viola che batte sempre più forte. Grazie Gaia. E adesso è il turno di Carlo, che non vediamo ma sentiamo. Quindi vai pure Carlo, ti aggiungo col microfono. Ok, scusate per il problema della connessione, avevamo testato prima, andava tutto bene, però in questo momento mi ritrovo senza essere in video con voi e mi dispiace non essere visto insieme a voi perché mi sento pienamente parte di questa famiglia, ma avresti potuto vedere che ho un'età un po' più alta di quella di Gaia e di Stefi. Non, per questo però non so, sono meno contento che il compleanno del Comip accada nella giornata dei diritti dell'infanzia. Io con l'attivismo, il grande attivismo, il grande entusiasmo, la grande energia che Stefania mette da tanto tempo nella sua battaglia, mi sono incrociato all'uscita di un romanzo che ho scritto, La trappola del fuorigioco, in cui ho cercato di raccontare il rapporto tra me e mio padre, che soffre di un disturbo bipolare molto grave. E in quel romanzo ho adottato proprio la prospettiva di un bambino di 10 anni per poter spiegare lo stupore davanti alla scoperta di questa cosa. La stessa età che ha tra l'altro la protagonista della graphic novel che andremo a presentare più tardi.
Poi nella storia del mio romanzo l'impatto vero arriva più tardi, in quel periodo molto difficile che è l'adolescenza, verso i 16 anni. Nella mia vita vera, a quell'età, è successa una cosa importante. La malattia di mio padre ha preso un binario fino allora imprevedibile, è diventata violenta e pericolosa. Questa cosa mi impediva di parlarne con la maggior parte delle persone che avevo intorno, tranne pochi amici. La cosa strana che succedeva però è che quando andavo a parlare con quei pochi amici, scoprivo che nelle loro vite c'erano dei drammi altrettanto invisibili ai miei occhi, di cui non sapevo niente. Storie di malattie, di alcolismo, di povertà estrema. In ogni caso, tutte le nostre storie erano accomunate da un denominatore comune, l'indifferenza del mondo che sentivamo intorno a noi. L'incapacità assoluta di vedere e di notare quello che era un nostro dramma privato, anche a scuola, anzi nel mio caso soprattutto a scuola. Poi in quella storia si accumulavano un sacco di altri fattori che non erano completamente ascrivibili solo al discorso della malattia mentale. Nel 1982 esplosa questa crisi. E io ho 16 anni, la versione più distruttiva e violenta della malattia di mio padre si è espressa soprattutto verso una persecuzione verso mia madre e tutta la famiglia. Adesso, nel 1982, c'era già quella importantissima legge che è la 180, meglio conosciuta come legge Basaglia, che ha dato dignità ai malati psichiatrici. Però dal 1982 sarebbero dovuti trascorrere altri 27 anni, arrivare al 2009, per avere una legge contro lo stalking che proteggesse le madri e le donne vittime di abusi da parte del marito. Tutto questo mi ha fatto pensare che probabilmente le ingiustizie e violenze si accendono a vicende tra loro e che quell'indifferenza che tutto sommato sentivo verso il mio dramma personale non è tutto sommato diversa dall'indifferenza che oggi vedo nel 2020 da parte di chi esulta vedendo bambini che affogano nel Mediterraneo o risponde con un se l'è meritata alla diffusione di foto private di donne private in chat pubbliche. Crescere all'ombra della malattia di mio padre mi ha insegnato che ci sono un'infinità di vittime invisibili in questa società e che non è sempre possibile individuare il carnefice. Nel caso di mio padre, per esempio, non era certamente lui ad essere il carnefice, era casomai una vittima. La prima vittima, quella che aveva bisogno di aiuto anche lui. E di tutta questa esperienza, quando sono venuto in contatto con il Comip, ho provato la grande possibilità di poter condividere con chi vive adesso nel 2020, quella stessa situazione di allora, che vive una condizione in cui il dramma privato, vissuto dentro il dramma familiare, che riguarda qualcuno che amiamo, diventa difficile da esprimere e ci si ritrova davanti a qualcosa che non è solo difficile concepire, ma è proprio difficile comunicare. Sapere che oggi posso dare nel mio piccolo, con la mia esperienza, un aiuto minimo, consapevole dei miei limiti, consapevole che il problema è grandissimo e che forse non riusciremo a risolvere tutto, però riuscire a fare qualcosa, opporsi a quell'indifferenza, mi sembra il minimo che potevo fare. E di questo sono grato, gratissimo a Stefania Buoni e Gaia Cusini, che sono state e a Marco Fiore, che sono stati i miei compagni di viaggio primari, insieme a tante altre persone che adesso non sto a nominare, che ho conosciuto in giro per l'Italia insieme a loro durante questi 3 anni, prima che scattasse questa pandemia che ci costringesse a questi riti elettronici. E quindi, che dire, sono contento e buon compleanno a noi. Grazie Carlo, siamo riusciti a sentire tutto il discorso appassionato che hai condiviso con noi. Io adesso vado a fare, diciamo, intervenire il pubblico che ci segue da casa perché a noi piace essere interattivi, non ci piace fare i monologhi. E quindi vediamo che c'è un saluto di Stefano Lora. Ciao ragazzi, tanti auguri. C'è Chiara che ci saluta, anche lei insomma ci conosce, ha condiviso con noi un bel pezzo di associazione. E, come
Cosa posso dire? Che intanto ci fa piacere sapere da dove ci state seguendo, quindi scrivete nella chat e diteci da dove siete collegati. E la cosa, diciamo, particolare della nostra associazione, noi siamo nati, diciamo, proprio purtroppo quando è entrata in vigore la riforma del terzo settore, che ancora sta in fase di ultimazione, no? Però siamo riusciti, nonostante questo, a fare cose notevoli, diciamo, a livello di impatto, proprio perché precedentemente avevo già un cammino, no, di attivismo prima dell'associazione, che mi ha permesso di poi portare l'associazione all'interno di questa sinergia che si era creata. Quindi abbiamo avuto già un incontro al Parlamento europeo a Bruxelles nel marzo 2018, dove abbiamo portato le nostre istanze insieme a quelle di tantissime associazioni e giovani caregiver in Europa. Siamo adesso coinvolti in un progetto europeo che purtroppo è capitato nel momento della pandemia e quindi si sta rimodulando in formato digitale, però nonostante questo ci consentirà, anzi vi invito tutti a partecipare, ci consentirà di realizzare un webinar internazionale il 3 dicembre online in cui interverrà anche, insomma, un professore olandese di un'università olandese che è da anni attivo sul campo, e quindi stiamo cercando proprio di fare sinergie. Anzi, a questo proposito, intanto faccio scorrere in basso anche dei riferimenti ad alcune risorse, perché appunto è importante anche segnalare ciò che c'è, piuttosto che ciò che manca, o meglio, a fianco a ciò che manca, segnalare quello che c'è e farlo circolare come una buona pratica e quindi diffonderla. Quindi alcune risorse utili in Italia che vi segnaliamo: una è il portale mybluebox.it, che ho contribuito a, insomma, ideare insieme a un'associazione di Milano che si chiama Contatto Onlus, e dove trovate risorse su buone pratiche e progetti dedicati appunto a noi figli e genitori con disturbo psico e ai genitori. E poi c'è un progetto europeo a cui abbiamo dato un contributo da esterni, che è il progetto MiWi, dove trovate delle risorse molto utili prodotte anche non solo da professionisti e ricercatori, ma anche da portatori del bisogno, quindi giovani caregiver, cioè minori con responsabilità di cura. Sul termine giovane caregiver mi fa piacere dare diciamo, una spiegazione a chi magari non l'ha mai sentito. Si usa purtroppo il problema della terminologia, è serio, perché se tu cerchi di fare, no, una strategia di cambiamento culturale, sociale e una battaglia di attivismo internazionale, è difficile accordarsi sui termini da usare, sulle sfumature che questi termini poi hanno all'interno dei vari paesi. E da noi non c'era un termine che traducesse in italiano. Io ho visto dei report tradotti malamente con Google Translator che traduceva il termine caregiver con badante, ma noi sappiamo benissimo che non è assolutamente la stessa cosa. Quindi ci si è accordati in Italia sul termine giovane caregiver per definire quei bambini, adolescenti che da noi in realtà la soglia di età si estende un po' di più rispetto ai paesi nord europei che lasciano la casa familiare prima, però diciamo orientativamente ci sono, diciamo, i minori e poi quelli fino ai 25 anni, i giovani adulti caregiver, e dentro a questa categoria, questa macro categoria, sono ricompresi i figli genitori con disturbo mentale, ma non tutti i genitori. I figli di genitori con disturbo mentale sono anche caregiver, questo va detto. Noi utilizziamo spesso quel termine perché è già inserito, diciamo, in una serie di procedure che si stanno svolgendo all'interno delle istituzioni per mettere nero su bianco dei diritti. Perché il problema qual è? Il problema che noi abbiamo come figli di genitori con disturbo mentale e che lo stigma amplifica è quello appunto delle situazioni sommerse. Se è già difficile appunto prendere in carico e seguire persone con disturbi psichici gravi come disturbo bipolare, depressione, disturbo schizoaffettivo e schizofrenia, perché ci sono insomma delle dinamiche complesse anche, no, di consapevolezza della persona riguardo al suo disturbo e un andamento che non è sempre costante delle cure, c'è anche tutta una fascia di persone, di figli che vivono in situazioni in cui il genitore non ha consapevolezza di malattia e quindi non è proprio seguito, quindi è ancora più invisibile. E quindi anche per questo il nostro lavoro di associazione di figli va nell'ottica di far emergere anche questo. Come si fa emergere un sommerso?
parlandone, rompendo il silenzio. Noi abbiamo partecipato quest'estate a un'anteprima nel bosco in Francia di una regista francese, una figlia sopravvissuta anche lei, che ha dedicato il suo primo film proprio alla sua esperienza. Il film si chiama La Forêt de mon père, La foresta di mio padre. Noi stiamo cercando, speriamo in tutti i modi che qualche distributore italiano, anzi lancio un ennesimo appello, acquisisca i diritti e lo distribuisca nel nostro paese. Noi siamo andati a vederlo in Francia. E ci ha colpito la sua frase, è tempo di rompere il silenzio, il tempo del silenzio è finito. E mi riallaccio a quello che ha detto anche Carlo, che ha detto anche Gaia all'inizio, cioè l'importante è anche come si comunica. Il come si comunica fa tutta la differenza in queste situazioni. Primo, perché è necessario appunto rompere quel muro di indifferenza che spesso vede, diciamo, come dire, mettere una distanza fra un noi e un loro. Spesso anche molta comunicazione, diciamo, in cui siamo abituati anche nel cinema e nella letteratura, ci ha abituato a uno stereotipo, no, della persona con disturbi mentali, tale per cui è così estremizzata che noi non ci identifichiamo, no? E questo è anche dovuto alla paura che si ha di certe cose oscure, no, nell'animo umano. Questo però al contempo ritarda la presa in carico di quelle situazioni che magari in fase iniziale sono piccole, sono dei piccoli segnali che se intercettati in tempo portano la persona a ricevere un supporto tempestivo e quindi ad avere una maggiore qualità di vita. Ecco perché uno dei nostri impegni enormi è quello di andare anche a parlare nelle scuole, parlare di benessere quindi, non di malattia per spaventare, no? Perché c'è pure questa problematica, perché certi temi come il suicidio, la depressione, il disturbo bipolare, la schizofrenia fanno paura agli adulti, come ne parliamo ai ragazzi. Invece è proprio il come se ne parla, perché il come fa sì che si possa affrontarlo insieme, superando la paura e dando spazio a quelle emozioni che dobbiamo spesso nascondere dietro una maschera e che poi portano all'esacerbazione di certe situazioni che poi a valanga creano un effetto che poi va a coinvolgere tanti ambiti, dalla sfera familiare a quella lavorativa, a tutto il contesto sociale che viviamo. Per questo motivo, insomma, noi abbiamo anche lanciato un progetto che vorrei condividere con voi, che si chiama Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, che nasce praticamente da un libro che io ho scritto prima di creare l'associazione, in cui volevo convogliare tutto ciò che avevo appreso in questi anni di impegno e di attivismo, perché non ero certa di riuscire a creare l'associazione, quindi ho detto prima che mollo tutto, intanto metto nero su bianco quello che ho appreso, lo condivido perché vorrei che resti qualcosa di questi anni di impegno. Ed è nata quindi questa mini guida alla sopravvivenza per i figli, i genitori con disturbo mentale, che non è nient'altro che la Stefania grande che scrive alla Stefania piccola, adolescente, con tutto quello che io ho imparato dopo a suon di, insomma, batoste, e che se l'avessi saputo quando ero adolescente mi avrebbe, insomma, salvato notevolmente. Ed è un libro che mette anche al centro le caratteristiche positive che si possono sviluppare a partire da circostanze difficili, perché uno degli stereotipi grandi che riguardano i figli, quelle poche volte che si parla di noi, è l'ereditarietà del disturbo, quando invece se si fa comunicazione, prevenzione, informazione, è la resilienza che è ereditaria, cioè la capacità di uscire rinforzati, ma anche di avere delle caratteristiche in più che ti consentono poi di riuscire nella vita, a patto però che hai una rete di supporto che funzioni e quindi noi dobbiamo fare in modo che crescano sempre di più queste reti. Quindi il progetto Quando mamma e papà hanno qualcosa che non va, abbiamo voluto proprio fare in modo che arrivasse in tutta Italia, perché proprio per intercettare quei ragazzi che hanno i genitori non seguiti dai servizi. Perché se il genitore non è seguito, chi si accorge di me che sono il figlio, che sto a casa e come faccio ad avere un aiuto? E quindi noi stiamo distribuendo attraverso il crowdfunding, cioè la donazione dal basso, quindi è anche un modo per attivare tutti intorno al problema e renderli partecipi della soluzione, di piccoli pezzettini di soluzione, lo stiamo distribuendo a tutte le scuole, le biblioteche d'Italia, i consultori, i centri di salute mentale, ovunque possa raggiungere anche un adulto che leggendo questo libro magari può riconoscere alcune cose, può sapere che strumenti può mettere in campo e come
fare un ascolto attivo, perché uno dei grossi problemi è che seppure il bambino o l'adolescente riesce ad aprirsi con qualcuno, se questo qualcuno non è preparato ad accogliere quello che il bambino o l'adolescente ha da dire, si può creare un effetto boomerang, per cui diventa anche peggio aprirsi. E quindi in questo senso noi abbiamo fatto anche questo progetto con il sostegno dell'Autorità Garante Infanzia e Adolescenza nel 2019. Adesso lo stiamo continuando. Vi faccio vedere, prima di entrare poi nel vivo della presentazione della graphic novel di stasera, la mappa di dove siamo riusciti ad arrivare. Questo è un po' una metafora potentissima di quello che vuol dire fare rete. Quando ho iniziato il progetto, io pensavo non riuscirò mai, mai a far arrivare questo libro ovunque in tutta Italia, come faccio? E invece insieme a Comip, insieme a tutti gli amici sostenitori, abbiamo chiesto aiuto a chiunque. Questo libro, lo vedete, sta arrivando veramente in tutta Italia, dalla Sicilia, alla Sardegna. Cioè il libro proprio come simbolo, come oggetto concreto che irrompe sulla scena e dice io esisto e io voglio far qualcosa. Cosa, anche se è una montagna enorme, io da qualche parte inizio. E poi è un libro che veramente è finito nelle mani anche di insegnanti, di nonni, assistenti sociali, educatori, qualsiasi figura professionale, ma anche un semplice cittadino, un vicino di casa, qualsiasi persona può apprendere anche qualcosa su se stessa, perché abbiamo avuto riscontri anche di persone che non hanno questa storia personale in famiglia, che si sono rispecchiate per la semplicità in cui si affrontano delle emozioni che spesso sono indicibili, no? E quindi oggetto di vergogna e appunto, come diceva anche Gaia prima, noi dobbiamo fare in modo che emergano in spazi sempre più attenti questi vissuti, perché alla fine sono proprio le cose che non vengono dette che poi si accumulano e esplodono. Allora, adesso manca veramente pochissimo all'arrivo dei nostri ospiti, quindi io faccio velocemente uno sguardo per vedere se riusciamo. Ecco, Carlo, adesso ti vediamo. Oh, salve a tutti, scusate per prima, ma Sì, la è la connessione. connessione, probabilmente, sì. Allora, adesso vediamo un attimino se c'è qualche saluto in diretta. Allora, se ne stanno arrivando tantissimi. Maddalena, che ci ha seguito anche la giornata mondiale della salute mentale, della nostra primissima diretta, c'è anche oggi. Ciao e tanti auguri, io vi seguo da Roma, ma sono originaria di Cuneo. Poi c'è Carlita, ciao carissime, sono Carla da Roma. Poi c'è Annalisa che ci saluta anche lei. Max, auguri e complimenti. Elena che ci fa gli auguri da Verona. Poi c'è Valli che ci segue da Mantova, ci fa i complimenti e ci fa gli auguri per i nostri progetti. E poi c'è Ines, grande Ines, che lei è una delle nostre postine del cambiamento, che ha recapitato una copia della mini guida, quando mamma o papà hanno qualcosa che non va, in una biblioteca in Sicilia, sfidando i grandi tabù, no? Che magari potevano esserci, invece ha trovato un'accoglienza meravigliosa. E l'ha portato poi anche al centro antiviolenza Pink Project e ci ha mandato le foto di tutto il personale, lo staff sia della biblioteca che dell'associazione Pink Project con il libro. E quindi questo è un modo per dire: ok, sarà anche impossibile, ma un passo alla volta noi muoviamo anche le montagne. Ecco, c'è anche un Francesco che ci manda i complimenti per il nostro progetto. E dunque, allora siamo proprio quasi al momento di introdurvi i nostri ospiti. Quello che volevo dirvi è che l'anno scorso noi abbiamo festeggiato in modo incredibile a Roma, al nuovo Cinema Aquila. Abbiamo proiettato il film Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio davanti a 6 scuole di istituti superiori di Roma e provincia. L'anno precedente invece avevamo coinvolto ad Orte la nazionale campione del mondo di pazienti psichiatrici Crazy for Football e proiettato il documentario. Vi consiglio insomma di reperire entrambi questi film. E, come dicevamo prima, la comunicazione è importante. Abbiamo utilizzato il cinema, lo sport. Quest'anno invece utilizzeremo il linguaggio del fumetto. E quindi siamo quasi arrivati al momento di introdurre i nostri ospiti. Io li farei entrare in streaming. Do il benvenuto a Cristiana Licata e Filippo Paris. Ciao a Buonasera e tutti, benvenuti. buonasera.
Ciao Buonasera. Cristiana. Buonasera. Allora, intanto vi dico due cose su di loro perché è interessante anche vedere la poliedricità di questi due autori. Mi ha colpito tantissimo. Cristiana Licata, ingegnere meccanico, è anche manager nel settore food attualmente, ha scritto anche diversi romanzi ed è il suo esordio nel mondo del graphic novel. Filippo Paris è architetto, scenografo per teatro e TV e docente di liceo artistico di Roma e anche lui ha il suo esordio nel mondo graphic novel. A questo punto, Filippo, una domanda: che liceo è? Perché può darsi che era ospite l'anno scorso al cinema, una delle classi. Sì, è un liceo artistico, il Caravaggio, Allora che ha no, tre era un sedi altro. dislocate nella zona dell'Eur. Allora, quando finirà la Roma. pandemia e la DAD, ti fornirò delle copie da portare alla scuola in dono. Assolutamente, Sei già reclutato certo. come postino del cambiamento. Allora, io farei una domanda iniziale. Intanto mando a schermo la copertina del libro, così la potete vedere. Allora, volevo dirvi che questa sera vogliamo interagire con il pubblico, quindi voi mandate le vostre domande e poi appena possibile le introdurremo. Allora, iniziamo con una domanda per rompere il ghiaccio, che io farei a entrambi. Intanto io un po' ho letto sul sito come nasce un po' la storia del vostro incontro. Mi ha colpito che non vi conoscevate prima, quindi la prima cosa che vi chiederei è intanto come è avvenuto l'incontro fra di voi e come è avvenuto questo incontro anche con la casa editrice, perché il tema che affrontate tra i tanti che ci sono nella graphic novel non è un tema semplice, quindi è una casa editrice particolarmente illuminata che vi ha consentito poi di trattarlo ampiamente, in maniera molto poetica e anche visivamente impattante. Quindi a voi la parola. Filippo, vai tu. Sì, vai, vai. Vai, vai, inizia tu, inizia tu. Va Prego. bene. È stata una storia quasi romantica, devo dire, come tu accennavi, Stefania, perché Simona Binni, che è la curatrice della collana di cui c'è tutto il mondo fa parte, ci ha fatto incontrare chiedendo a me se avevo qualcosa da scrivere e dicendo a Filippo: adesso ti trovo qualcuno che ti scrive qualcosa. Io avevo l'idea di sceneggiare la prima parte del mio ultimo romanzo, che Ho dormito con te tutta la notte, edito con H Edizioni, e quindi l'ho sottoposto a Simona. Simona ha detto che mi piace l'idea, e quindi ci siamo incontrati con Filippo. Filippo si è letto tutto il libro, non solo la prima parte, perché devo dire che una delle caratteristiche di Filippo, che poi magari avremo modo di approfondire dopo, è la grandissima e profonda capacità di studiare i dettagli delle cose. È un perfezionista in questo. Ci siamo incontrati bevendoci un bicchiere in un'enoteca di San Lorenzo, che probabilmente in questo momento, causa Covid, è chiusa, che era molto piccolina, eravamo molto assembrati, molto vicini. Ed è stato un incontro molto bello perché, tra l'altro, ci siamo anche commossi, ci siamo anche messi a piangere raccontandoci un po' della nostra vita. Quindi c'è stato un primo momento di assoluta sintonia e poi c'è stato un momento di grande turbolenza, che è stato il primo momento di fine tuning, diciamo, del lavoro, per cui io ho cominciato a scrivere delle prime pagine, ma ovviamente io non avevo mai scritto una sceneggiatura, per cui la mia scrittura forse era anche incompleta, io vedevo cose che probabilmente non riuscivo a scrivere, e quindi lui, delle cose che io scrivevo, probabilmente non ancora in modo, diciamo, esaustivo, Filippo si barcamenava cercando di capire che cosa io volessi dire, per cui poi lui tornava con i disegni e dicevo: no, questa cosa non c'entra nulla. E quindi c'era questo momento in cui a un certo punto siamo detti: va bene, non siamo fatti l'uno per l'altra, no? Come una relazione affettiva. Invece, in quel momento in cui ci siamo scontrati di più, abbiamo trovato anche un registro linguistico, nel senso che io ho capito che scrivere una sceneggiatura non era scrivere un romanzo, e che quindi tutte le porte che lasciavo aperte nella scrittura non potevo lasciarle aperte anche nella sceneggiatura. E Filippo è stato capacissimo, cioè veramente capace di interpretare quello che io scrivevo nella sceneggiatura e anche di aggiungere, di dare un valore aggiunto personale ed erano poi da lì è ritornata la parte, diciamo, empatica e
e anche, fammi dire, emotiva, nel senso che poi lui mi rimandava le tavole, delle tavole che io ovviamente gli scrivevo in formato finalmente da sceneggiatura degna di questo nome, e mi commuovevo perché dicevo era esattamente quello che volevo, che vedevo quando scrivevo. Io non so disegnare, quindi non avrei mai, cioè, saputo rendere come ha fatto Filippo quello che scrivevo. E quindi, diciamo, questo è stato un po' l'incontro che ha avuto delle fasi anche emotive, diciamo, tra di noi, e che però poi ha avuto un esito, penso, professionalmente di altissimo livello. Quindi complimenti ad Adunue che ha fatto un ottimo abbinamento. Adesso Filippo, come in tutte le storie, vogliamo sentire anche l'altra faccia della medaglia, il tuo punto di Ma vista. sì, diciamo che le difficoltà erano dovute al fatto proprio che dovevamo in realtà imparare a conoscerci e gli scontri probabilmente sono serviti più del bicchiere di vino iniziale, no? Condiviso nell'enoteca. E è stata un'esperienza in cui entrambi abbiamo dovuto imparare prima alcune cose prima di partire nel vero senso della parola, no? Come diceva Cristiana, mi mandava delle. In realtà i primi 4 mesi sono stati dei tentativi di conoscenza reciproca. Quindi Cristiano mi mandava delle sceneggiature che erano delle bozze, non era la sceneggiatura definitiva. E io ovviamente mandavo degli schizzi che non erano poi dove Anita e gli altri personaggi non avevano l'aspetto che poi siamo riusciti a trovare, insomma. E quindi ovviamente in questi tentativi, alcuni riusciti, alcuni meno, lei e Cristiano non ritrovava le immagini e io trovavo difficoltà nel cercare di rappresentare una sceneggiatura che ancora non era la sceneggiatura. Quando poi questo è avvenuto, in realtà, come diceva Cristiano, è avvenuta un po' la magia, ci siamo ritrovati in sintonia perfetta. E proprio perché Cristiana ha scritto una sceneggiatura che è stata molto puntuale. In tante cose, è stata puntuale nella descrizione degli ambienti, è stata puntuale nel restituire tridimensionalmente i personaggi, anche attraverso le battute, quello che dicevano. Ha imparato diciamo, a descrivere proprio, a strutturare nella sceneggiatura ogni singola pagina. In realtà, questo suo centellinare un po'. La scrittura mi ha dato la possibilità invece di spaziare, quindi a quello che lei ha scritto, poi diciamo, ho avuto la possibilità di aggiungere tanto altro, anche perché poi io e Cristiano abbiamo un passato, l'abbiamo scoperto raccontandoci di avere anche tante cose in comune, sia da un punto di vista proprio emotivo, ma anche di origine. Entrambi siamo cresciuti nati e cresciuti in provincia, e diciamo la provincia viene raccontata tantissimo in questa storia, no? Quindi diciamo così. E la magia, vi assicuro che anche a noi lettori è arrivata tutta, ci siamo innamorati tutti di questo graphic novel. A questo punto io direi che facciamo fare le domande adesso anche a Gaia, quindi adesso mi taccio. Ecco, Gaia, vai, adesso ti attivo anche il microfono Sì, e eccoci puoi andare qua. con la prima domanda. Ciao Allora, Gaia. sì, ciao. Prima della domanda, in realtà volevo ringraziarvi perché nel mio lavoro di pedagogista e nel mio percorso proprio pedagogico fatto professionalmente parlando, incontrare delle opere di questa qualità è veramente importante perché e non è scontato, perché comunque. Anche questo restituisce tanto senso all'autenticità e le sfumature della complessità esistenziale, ecco. Quindi è un ringraziamento verso questo dono artistico che abbiamo potuto appunto avere qui e di cui appunto discuteremo stasera. La prima domanda cristiana era se c'è nella tua storia appunto di scrittrice una propulsività che ti nasce come
quasi diciamo urgenza o comunque voglia prorompente di scrivere anche inerente alla tua storia, al tuo vissuto, ecco. Partite subito con le domande difficili. Allora, sicuramente c'è un vissuto autobiografico e anzi, vi ringrazio per la delicatezza di avermi chiesto, diciamo, prima della presentazione se volevo parlarne o no, e do per scontato che se sono qui, penso che il miglior modo di onorare Comip e tutto il lavoro che voi avete fatto fino adesso sia quello di non avere paura, no? Di dire che sono una delle, come voi le chiamate, sopravvissute. Prima avete parlato, a parte della sopravvivenza, anche dell'indicibilità, no? Consentitemi di ricordare che oggi anche il Transgender Day of Remembrance, che è il giorno delle vittime dell'odio transfobico. Perché dico questa cosa? Sembra che non c'entri nulla, ma in realtà c'entra moltissimo, perché c'entra moltissimo con l'infanzia, c'entra moltissimo con il non detto, con l'indicibile, e c'entra moltissimo con qualcosa che con Filippo abbiamo cercato di districare. Non era facile parlare di una bambina che non solo aveva un tema di una malattia mentale, di cui tra l'altro lei parla tranquillamente, cioè le è molto più facile, per assurdo, in questo forse sarebbe bello parlarne con voi e capire cosa ne pensate. Le è molto più facile parlare con le due bimbe, con le due amiche, Elena e Tina, del fatto che la mamma è strana e fa cose strane. Ovviamente lei non sa che cos'ha la madre, però ha capito che fa cose strane, anche se poi non ha il coraggio di dire al padre, quando la mamma viene ricoverata, che lei aveva capito che c'era qualcosa che non andava, perché in qualche modo si sente in colpa, no? Di non avere avvisato, perché un'altra delle cose che sicuramente noi bambini sopravvissuti abbiamo vissuto è un po' la responsabilità nei confronti dei nostri genitori, no? E quindi è come se in qualche modo avessimo fatto una sorta di salto nella gerarchia tra figli e genitori. E quando tu prima, Stefania, dicevi, quando ho scritto un libro, è la Stefania grande che parla con la Stefania piccola, io mi sono ritrovata tantissimo in questa cosa, perché in qualche modo noi, quando siamo diventati grandi, ci siamo sentiti responsabili anche per noi stessi bambini, proprio un doppio salto mortale carpiato, e abbiamo desiderato di andarci a dire qualche cosa perché in qualche modo sappiamo che qualcuno non ci ha detto delle cose, e quindi ci siamo quasi sentiti, se potessi tornare indietro e proteggermi un po', no? Ma questo lo possiamo fare perché siamo sopravvissuti, perché chi invece non è sopravvissuto è rimasto, diciamo, travolto da questa cosa. Però quello che volevo dire prima è che nel fumetto invece c'è questa cosa un po' particolare, per cui Anita parla di questa cosa che non va con le amiche, cerca anche di risolverla in modo, diciamo, anche un po' comico, no? Con l'acqua di Lourdes, e poi sarebbe anche da discutere tutta la materia religione anche legato alla malattia psichica. Però una delle cose di cui non può parlare, e che è una delle cose che con Filippo abbiamo, diciamo, cercato di raccontare, lei non può dire quello che è veramente. Lei ha palesemente una fase dell'adolescenza in cui cerca se stessa, in cui non si sente normale, non si sente come gli altri. Cioè, in tutta questa dinamica, oltre ad affrontare la malattia mentale, si trova anche ad affrontare una tematica di genere, e si trova anche a provare dei sentimenti che in realtà, dei quali non ha le parole per raccontarle, no? Quindi l'indicibilità di cui parlavate prima nel fumetto è addirittura, diciamo, raddoppiata, e non perché volevamo fare un esercizio di, diciamo, di sovrasforzo sulla povera Anita, ma perché evidentemente ed effettivamente, come dicevate prima voi, la realtà è molto più complessa. Non accadono a volte solo poche cose a un bambino, un essere umano in generale, ma a volte ne accadono anche più di una, tutte insieme. Vai Gaia, se vuoi fare un'altra domanda. Grazie, cioè, trovo interessante anche appunto aver approfondito infatti anche tutta questa parte ancora, e come dicevo prima, è proprio la sfumatura della complessità esistenziale che le opere, quando sono appunto di qualità, danno, ed è questo proprio che le rende importanti per essere incontrate nel percorso e soprattutto anche per i ragazzi, gli adolescenti, e infatti in cui mi collego alla domanda,
Se comunque, cioè, rispetto al fatto della scelta della letteratura comunque che si colloca nella fascia young adult, quindi cioè, se è stata una scelta, cioè, in che modo è stata affrontata questo tipo di scelta, ecco. Se... Filippo, questa è una domanda per te. Allora, qui c'è tutto il mondo, è un libro che parla di tante cose, oltre diciamo alle tematiche che ha appena spiegato Cristiane, avete comunque raccontato anche voi, vengono raccontate gli anni Ottanta, quindi con tutto quello che questo ha comportato, quindi è anche un libro di citazioni. Oltre che diciamo di memoria e di una storia che affronta appunto varie problematiche. Quindi in realtà è sì un libro che racconta diciamo, la storia di Anita, una storia di amicizie, la storia delle problematiche di genere e quelle della malattia mentale. Quindi diciamo una tematica che è assolutamente adatta ai giovani. Però è anche un libro dove quelli della nostra generazione possono tranquillamente identificarsi, proprio perché vengono raccontati gli anni Ottanta con tutte le simbologie del caso, insomma. Non lo so, dalla bicicletta appunto, dalla Graziella, dalla BMX, GT, anche da un punto di vista politico, no? La nascita della Lega di Bossi, insomma, è un libro dove, ripeto, oltre a dare dei messaggi e degli spunti importanti di riflessione per i giovani, lo è anche per un pubblico più adulto, proprio per questo processo di identificazione con i tempi che vengono raccontati. Non so, Gaia, se hai altre domande che volevi rivolgere. Sì, non volevo togliere troppo tempo, cioè... Allora faccio entrare dentro Carlo, che così, anche perché a proposito di pandemia c'è il problema poi tra un po' del coprifuoco, quindi farei entrare lui. Intanto, eccoti qua, Carlo, ci sei in audio purtroppo, non so perché non va il video, ma l'importante è che ti sentiamo, Ancora? vai. Sì, è la connessione, non ti preoccupare, ti La sentiamo. telecamera mi dà positivo, mi segna molto positivo, mi dispiace. Io Non ti ho una preoccupare. domanda per Filippo in partenza, su una tavola precisa che, se non ricordo male, a pagina 70, una tavola a tutta pagina che prende dove c'è una tavola, nel senso una tavola apparecchiata a cena, esattamente, bravo. Io ti voglio fare i miei più grandi complimenti per questa vignetta perché esprime completamente la dimensione familiare della malattia mentale. La tavola che dovrebbe essere un momento di stabilità in mezzo ai flutti che non sono mai definiti e questo uso della testa, a Medusa, appunto, che segnala i sani in questo aspetto. Quindi la soggettiva è tutta della persona, la percezione della persona malata. Però sono onde che riguardano tutti quanti, perché intorno alla tavola ci stanno tutti quanti. Io l'ho trovata bellissima, ti volevo fare soprattutto i miei complimenti e credo che non so quanto ti sarei confrontato con Cristiana personalmente o con la situazione in generale, ma hai colto uno spirito essenziale di quella che dovrebbe essere la narrazione del disagio mentale all'interno delle famiglie. Questa tavola è perfetta, è bellissima, rappresenta tantissimo da sé come impatto. Non è una vera domanda, però volevo sottolinearlo perché credo che hai fatto un gran lavoro. Grazie, grazie mille, Carlo. Che Guarda, avete fatto, nel questa... senso che va oltre la Sì. tavola, mi associo ai complimenti di prima, insomma. Sì, no, allora diciamo che io voglio ovviamente
diciamo, il lavoro è frutto di un confronto serrato tra me e Cristiana, quindi che già dalla sceneggiatura, diciamo, venivano descritte queste scene. Poi ripeto, lei è stata molto generosa perché ha lasciato delle porte aperte a una possibile interpretazione, e quindi in questo poi diciamo, introdotto anche la mia parte, diciamo così. La difficoltà era un po' lo stile che si è scelto, insomma, lo stile di rappresentazione è stato un argomento all'inizio, uno di quegli argomenti spinosi, di quei nodi che andavano sciolti per me e Cristiana, no? Io in realtà vedevo la storia rappresentata un po' così, non proprio realistica, ma molto disegnata, molto dettagliata. Però sin da subito nella sceneggiatura era presente un doppio binario, quello realistico e poi invece il mondo, la parte quella della malattia. Ovviamente non potevano essere raccontati allo stesso modo. Non era facile rappresentare un po' i silenzi di Anita, il dolore della madre, il disagio di un'intera famiglia, no? Quindi sono stati affrontati questi due binari secondo un uso della linea e del colore molto, molto differenti. Mentre nel paesaggio, nella realtà, insomma, anche nel raccontare le quattro stagioni, vediamo i colori tipici, insomma, molto saturi, molto carichi, anche un po' di gusto così vintage. Nel momento in cui compare l'ombra della malattia, i colori saturi vanno via, diventano grigi e arrivano poi quasi a sparire del tutto. Quindi questa tavola che ha colpito Carlo, in realtà, se si torna indietro di due pagine, ce n'è un'altra, che è quella in cui la mostro io, così facciamo prima. È questa qui, mi sposto di qua. Sì, questa. Sì, l'hanno fatta vedere, Filippo. L'hanno fatta vedere. Ah, ok, io parlavo, scusate, non mi sono reso conto. Però tra questa, in cui appunto i colori spariscono del tutto, e quella che descriveva Carlo prima, ci sono solo due pagine, che è il momento della cena. E in questo momento della cena, esattamente questi, in cui i colori tornano, perché è il momento della realtà, in cui sembra appunto iniziare come una cena normalissima, avvengono delle piccole cose. Prima che la malattia si manifesti, insomma, sono stati soppesati alcuni piccoli segnali che fanno capire che la madre, che sta accadendo qualcosa nella testa della madre, una linguaccia quando non serve, o completamente straniata dalla discussione che sta avvenendo in tavola, perché presa dall'impugnatura sbagliata della figlia, no? Che prende la forchetta in malo modo. Quindi, e la violenza in due tavole, c'erano tante, venivano raccontate tantissime cose. È come se queste due tavole sono state un po' racchiuse in due parentesi, all'inizio e alla fine, chiuse con queste tavole dove rimarcono appunto il disagio mentale di questa donna. Sì, allora, che cosa compare? Compare l'elemento della Medusa sin da subito. Perché la madre, la figura della madre, che è una figura che viene presentata all'inizio del racconto come attraverso un'assenza, perché nelle prime 50 pagine appunto non vi è ombra di questa madre, il padre sembra che faccia un po' fa da padre e da madre, e il primo momento in cui compare la figura della madre appare già a letto, dietro alla porta chiusa, grazie poi al flash, perché invece torniamo indietro e quindi abbiamo modo di scoprire che questa donna ha avuto dei momenti anche di felicità, di normalità, di gioco sul divano con entrambi i figli, in cui ridono, scherzano, fino ad arrivare poi al momento del dolore e della malattia. Ecco, la difficoltà più che altro è stata proprio cercare di trovare una misura, un equilibrio
e quindi dosare con calma alcuni piccoli segnali prima di arrivare al manifestarsi effettivo della malattia. Non so, Carlo, se vuoi fare qualche altra osservazione o Cristiana. Sì, volevo. Sì, su quest'onda, proprio rispetto a quello che dicevi te, Filippo, del confronto, emerge benissimo un altro aspetto. Adesso non mi ricordo la numerazione delle pagine, però in una sequenza molto particolare in cui Anita si affaccia alla porta della madre. La trova sommersa alle coperte e poi si butta a letto e dice qualcosa di tutta colpa mia. Una questione che riemerge ancora meglio nella scena in cui Anita si prende la colpa della sua amica per la storia della gomma esplosa durante la lezione e che ha fatto arrabbiare la maestra. Allora, questa è un'altra occasione in cui secondo me siete riusciti a descrivere benissimo insieme un altro tratto tipico che ho notato come prima cosa quando ho iniziato a frequentare la chat di autoaiuto da cui poi appunto è nato il Comip. Un tratto comune che contraddistingue molti di noi brother and sister, il prendersi le colpe di tutto, talvolta pure senza motivo, semplicemente per amore, nel senso che quello tra Anita e la sua amica è un'amicizia, ma un'amicizia che ha i caratteri dell'amore sincero, come alcune amicizie sanno essere. In quel caso, ancora una volta, siete riusciti a centrare tutta la questione. Ed è bellissimo che dopo a pagina 93, credo, quando l'amica chiede a Anita, ma secondo te perché sta male tua madre? Quali sono le cose che la fanno stare male? E prima all'inizio Anita tergiversa intorno a storie tipo il minestrone a pezzetti, perché non mangio le rape rosse, perché prendo le note a scuola, però poi nella pagina seguente c'è quella grande inquadratura di lei davanti allo specchio che ammette a se stessa che c'è una questione, forse la colpa è perché lei non accetta di mettersi la gonna. E quindi ritorna un altro dei dilemmi di tutti i figli, non solo quelli dei pazienti psichiatrici, cioè accontentare lei o accontentare me. E anche lì è disegnato benissimo questo contrasto, questo stupore. E mi ha colpito molto, conoscendo Cristiana, perché poi non l'abbiamo detto fino adesso, ma ci conosciamo da tempo, che quella stessa scena, che è anche un momento di consapevolezza sessuale, perché fanno la vita in piedi, gli insegna proprio in quel momento, c'è improvvisamente un accenno alle questioni di classe. Cioè, l'amica di Anita dice, sì, vabbè, ma voi siete una famiglia ricca. Allora, la domanda per Cristiana Ligata è questa: quanto contano le questioni di classe nel gestire le differenze di tutti i generi, che possono essere di generi, di preferenze sessuali, di fragilità, perché si viene da un ambiente traumatizzato, comunque familiare con i traumi? Allora, Carlo, consentimi intanto di tornare solo un secondo indietro, perché nel narrare come mai abbiamo rappresentato la malattia con questa metafora della medusa che è ribaltata, no? Come tu giustamente hai notato in quella scena della cena, dove in realtà ad avere i capelli da medusa è la famiglia, quindi i sani, tra virgolette, rispetto all'elemento malato della famiglia o il professore universitario all'università. La scena dove questa cosa nasce, e che forse diciamo solo io e Filippo lo sappiamo, perché in effetti non è estremizzata, è molto sottile la cosa, è a pagina 60, dove si vede, che non so se riuscite a proiettare. Abbiamo dei problemi di audio, scusate se intervengo un secondo. Ok. Intervengo un attimo perché abbiamo dei problemi di audio, non so se è un problema di connessione di Cristiana. Io vi sento bene. La sento bene. Ti sentiamo a scatti. Io la sento bene. Io anch'io la sento bene. Ok,
io vi sento tutti quanti benissimo. Stefania, ci sei? Allora, bello della diretta, vado avanti da sola. Sì. Allora, vado avanti. Allora, Sì, se non so sì. se riuscirai a Allora, proiettare abbiamo problemi pagina. di audio, Cristiana, ti sentiamo a scatti, quindi non so se è un problema di connessione. Io vi sento Allora, tutti, Filippo, Stefania. tu No. hai sentito bene quello che diceva Cristiana per capire se è un problema di connessione mia o di Cristiana? Da Facebook ci Mio, dicono che Cristiana, sentono sento tutti benissimo. bene. Sentiamo tutti Sì. bene. Sto avendo problemi di audio. Allora, Stefania, io intanto vado avanti, così Vai. va bene? Ok. Allora, dicevo, E a allora sarà pagina un problema 50. della connessione che ho io in questo A momento. pagina Non so da 50 cosa è dovuto. c'è Allora, speriamo che questa si riprende. Allora, è un problema tavola. della mia connessione. Noi ti sentiamo però, eh. Io purtroppo no. Allora. Allora, la tavola praticamente è quella della Medusa, dicevi, giusto? È la pagina, no, no, è la tavola 50. Allora, in questa tavola sostanzialmente Io ci sono, la però cosa. penso che la connessione sia andata a cattivo fine, purtroppo. Carlo, tu ci sei? Ok, Sì, ci sono, ci sono. vado avanti. Allora, dicevo, nella tavola 50 c'è questa tavola molto scura, molto cupa, in cui viene rappresentata la mamma di Anita che è dentro il letto e in cui i capelli sono spettinati. Uno degli elementi, secondo me, che i bambini che vivono questo tipo di situazione è anche riconoscere, no, alcuni segnali della malattia, anche se magari non la sanno, diciamo, raccontare, non la sanno definire, chiaramente non la sanno e non la possono curare, probabilmente non la possono neanche affrontare, ma i bambini imparano, forse anche per una sorta di istinto di sopravvivenza, a orientarsi, no, con i segnali della malattia. E la metafora della Medusa è esattamente, nasce da questa, fatemi dire, immagine, no? Cioè le persone che hanno una depressione Dettaglio. e che hanno anche problemi psichici pesanti, hanno spesso i capelli non curati o l'igiene in generale del corpo non curata. E quindi la Medusa in qualche modo è la metafora rappresentativa all'estremo, ovviamente, del capello annodato, del capello non Sì. curato. E questa cosa che noi abbiamo estremizzato e che ovviamente la graphic novel ci consentiva, cosa che un libro non avrebbe consentito, infatti nel libro questo dettaglio non c'è perché non raccontarlo a parole sarebbe stato molto più complicato. Grazie, diciamo, alla capacità di Filippo siamo stati in grado di raccontarla in questo modo così po per me potente, nel senso che quella roba che noi ci siamo inventati dai capelli maltrattati, spettinati, diciamo, annodati, è diventata poi la rappresentatività della malattia stessa, per cui in qualche modo ci siamo, cioè il disegno ci ha aiutato tantissimo in questo. Filippo, che dici? Sì, assolutamente. Anzi, durante le matite, la fase dei disegni, diciamo, non abbiamo la possibilità di mostrarle qui perché non ce l'ho, però sono sul mio sito per chi fosse curioso. Ci sono dei tentativi proprio per arrivare a, diciamo, a questa definizione, però i tentativi a volte sono stati anche molto più inquietanti. Poi ovviamente abbiamo scelto diciamo un livello che soprattutto stesse bene anche affiancato all'altra parte, diciamo, non necessariamente quella legata alla malattia, e quindi abbiamo trovato la quadra, ecco. Però Sì, anche su questo aspetto ci sono stati vari studi. Io c'è una nel tavola che frattempo non sono riuscita di abbiamo. entrare, quindi Sì, cerco c'è. di Brava, collegarmi. Se Elena. vedete la tavola ve la mando a schermo. È la tavola 50, ve l'abbiamo fatta Ok. vedere.
Comunque c'è una tavola, per esempio, che non è poi entrata nelle tavole che abbiamo pubblicato, in cui c'è Anita dentro una bocca in cui ci sono dei denti che sembrano dei fantasmi, che poi è stata, diciamo, cassata, ma che effettivamente era uno degli esercizi che avevamo fatto per capire come rappresentare la malattia. Per rispondere alla tua domanda, Carlo, che se non sbaglio poi alla fine era sul tema del senso di colpa, è corretto? Perché poi mi sono persa Sì, perché... ho parlato un sacco di cose, però fondamentalmente sì, questa sensazione che ci trasciniamo spesso parlo al plurale non perché mi sento il Papa, ma perché appunto ripeto, Perché ci hanno sopravvissuto. perché mi sembra che sia un tratto che ci accomuna molto. Raccontiamo molti di noi di sentirlo, questo doversi caricare di responsabilità non proprie, che a volte ci trasciniamo anche in relazioni appunto che sono extrafamiliari, non solo con la madre, ma appunto anche con l'amica che fa la cosa a scuola. È anche quello un tratto che mi sembra colga perfettamente attraverso le sfumature del senso la natura reale di una situazione, di una condizione. Ma sicuramente io penso che i bambini in generale, qualsiasi problema affrontino, diciamo, all'interno delle mura di casa, al di là della malattia mentale, abbiano, diciamo, una delle cose che mi piace sempre dire e che nella quale credo molto è che tutto quello che noi viviamo da bambini è in qualche modo la nostra mitologia esistenziale, è tutto enorme, no? Cioè, uno stesso evento vissuto a 5 anni ha una dimensione gigantesca, non solo Sì, per le dimensioni certo. che ha un bambino a 5 anni, che se lo vivi a 20 anni, 25, anche perché non hai gli strumenti per comprenderlo, per cui una parola di un adulto detta quando hai 5 anni, magari è come un meteorite che devia la traiettoria di un altro meteorite, no? È un frammento che in qualche modo sei talmente piccolo e fragile che a quell'età qualsiasi, diciamo, alterazione della realtà può deviare il tuo percorso, cosa che magari a 25 anni, a 30 anni, a 40 anni, a 50 anni non succede. E probabilmente i bambini hanno questa capacità e forse anche questa sensibilità di sentirsi in colpa, no? Per quello che succede agli adulti. E forse noi poi quando diventiamo grandi un po' li sottovalutiamo i bambini, non ci ricordiamo di che capacità incredibile di sopravvivenza e anche di capacità di ascolto. Mi ricordo una volta ho letto un libro che raccontava la storia di una bambina che era cresciuta con due donne, ma senza sapere che quelle due donne stavano insieme, una era la mamma e l'altra era la compagna. E lei questa cosa l'ha traumatizzata, ma non perché era stata cresciuta con due donne, ma perché lei non aveva saputo per tutto il tempo della sua crescita che queste due donne stavano insieme. E quindi in qualche modo le era stato negato la realtà in qualche modo, no? E quindi questo per dire che se poi, diciamo, questo video possa andare in mano a chi educa bimbi o anche a ragazzi in crescita, è che secondo me noi non dobbiamo dimenticarci di quando siamo stati bambini o adolescenti e ci dobbiamo ricordare la nostra capacità di capire le cose, ovviamente a vari livelli. È chiaro che poi un adulto ha anche la responsabilità di raccontare le cose in un certo modo e anche di filtrarle se vogliamo, però le cose vanno raccontate come stanno, non vanno cambiate. Io penso che, per esempio, per la mia esperienza personale, e tornando, diciamo, a dare una risposta anche a Stefania, per le domande che ci siamo, cioè per le cose che ci siamo dette non in questo video, ma prima, quando ieri ci siamo fatti una prima chiacchierata. Io penso che la mia fortuna sia stata quella di avere un padre che non mi ha protetto dalla malattia di mia madre, ma non mi ha negato la malattia di mia madre. Quindi io sapevo che mia madre aveva un problema. E quindi in qualche modo sono stata guidata all'affrontare questa cosa in modo sicuramente più adulto e maturo, sicuramente forse troppo adulto e maturo, perché poi è chiaro che l'altro adulto, quello sano, non è che proprio poverino ha gli strumenti, è preparato, siccome è sano, è preparato ad affrontare una bomba come avere una persona schizofrenica in casa. E questo secondo me è una cosa cioè la cosa bellissima che voi state facendo è che state consentendo
non tanto alla persona malata del nucleo familiare, ma alla persona, e non solo al bambino o all'adolescente che vive questa cosa, ma anche all'altro adulto, agli altri adulti che vivono questa situazione, di poter avere degli strumenti, di non sentirsi soli. Cioè, esatto. Il tema che ricorreva era la solitudine, cioè, perché lo stigma sociale, appunto, di non poter dire ah, mia moglie è matta, mio marito è matto, perché poi parliamoci chiaro, no? Poi alla fine noi sappiamo quali sono tutti i disturbi, la definizione scientifica, bipolarismo, schizofrenia, eccetera, eccetera, eccetera. Però poi alla fine la gente alla finestra dice quello è matto, quella è matta, no? Cioè, esatto. Quando va bene, cioè, questo, cioè quando va bene la definizione, quello è matto. Cioè, e quindi, diciamo, l'interagire con la società, cioè, poi immaginatevi anche dire, ah sì, in quella famiglia c'è una persona matta o che ha dei problemi, e poi tu fai la festicciola di compleanno e vengono i tuoi amichetti a casa, no? E se tu c'hai lo stigma e non sai neanche come gestire le cose, forse dice, ma forse non ci rimando i miei figli a casa di quella che è matta. Cioè, quindi questo, e quindi ovviamente in alcune situazioni il bambino può essere anche ancora più isolato, no? Perché sei isolato anche dalla società circostante. A me per fortuna questa cosa non è accaduta, nel senso che mia madre, diciamo, ha fatto delle cose fuori dagli schemi, sì, però diciamo non esageratamente, però ci sono anche dei casi, lo sappiamo tutti, in cui magari le cose sono talmente eccessive, esagerate, e che hanno un impatto anche sociale, che ovviamente aumentano lo stigma, no? E poi quello che tu dicevi, Carlo, sicuramente le classi sociali. Classi sociali, guarda, non ti saprei dare una risposta su questo, nel senso che ci vorrebbero degli studi per capirlo. Io penso che lo stigma sia uguale anche nelle classi sociali, diciamo, non necessariamente povere. Sicuramente nelle classi sociali povere, cioè, povere è bruttissimo come termine, ma insomma, diciamo, sicuramente ci sono delle classi sociali in cui magari si potrebbero avere meno strumenti, anche strumenti economici per accedere alle cure. Cioè, faccio un esempio, chiaramente io vengo da una famiglia, diciamo, benestante, e mia madre, dopo aver accettato la malattia, perché c'è anche questo percorso che l'adulto deve fare di capire di essere malato e quindi di curarsi, e il percorso di mia madre è molto simile a quello di Beautiful Mind, che a un certo punto lui ha realizzato che la bambina cresceva mai e che quindi forse c'era qualcosa che non andava, perché poi tra l'altro gli schizofrenici sono intelligentissimi, per cui a un certo punto la logica in qualche modo si innesta nella malattia e in qualche modo la riesce, dove ovviamente sei seguito e curato, anche a volte ad autocapire che devi curarti. Però è sicuramente la classe sociale in questo aiuta, no? Perché puoi accedere a degli strumenti anche medici, degli strumenti di psicoterapia, dove magari in alcune classi sociali forse non puoi accedere, o magari c'è anche più vergogna. Anche se io la vergogna non la definirei classista, secondo me è molto trasversale, secondo me. Magari mi sbaglio e magari voi avete esperienze diverse, anzi mi farebbe piacere, diciamo, avere anche la vostra opinione sul tema. Sì, noi diciamo che come uno degli obiettivi che ci siamo posti è proprio quello di creare una massa critica di tutta la società civile per poter potenziare gli investimenti pubblici in salute mentale, perché attualmente in Italia circa il 3% ogni anno di soldi pubblici è investito in salute mentale, ed è una somma che non è assolutamente adeguata a garantire, diciamo, il rispetto del diritto umano alla salute, che è psichica e fisica insieme. Quindi questo è il primo step, che dovremmo arrivare almeno al 10% per poter poi a cascata avere un accesso per tutti, a prescindere dalla condizione di reddito, perché attualmente una seduta di psicoterapia purtroppo non è qualcosa che è accessibile a tutti, e questo specialmente per bambini, adolescenti, insomma, e giovani adulti che non hanno ancora un reddito, non hanno una propria autonomia, è un vero problema. Poi una delle cose che è emersa soprattutto nel nostro gruppo di automutuo aiuto è che per chi ha avuto un vissuto traumatico come il nostro, la psicoterapia è uno degli strumenti primari per potersi riappropriare di una qualità di vita, proprio per interrompere dei circoli di sofferenza che si vanno a incastrare se non hai un aiuto professionale che ti aiuta poi a scardinarli in una maniera che sia adatta a te. Quindi noi facciamo tanto per promuovere la salute mentale in prevenzione fra gli adolescenti e i bambini, ma anche gli adulti, che poi saranno i genitori di domani. Ma se poi non c'è un accesso
a questi strumenti il nostro parlare va a vuoto, quindi il nostro impegno deve essere anche di creare massa critica e quindi stimolare proprio un coinvolgimento per tutti. E questo momento di pandemia, forse è l'occasione perché tanti comincino a capire quanto questo sia per tutti noi, perché un po' come anche succedeva nel romanzo di Carlo, no? In cui il padre protagonista era una sorta di antenna, che captava prima di altri, no? Il disagio sociale, economico, e quindi poi diventava una patologia. Poi magari Carlo su questo potrà dire il suo pensiero. Adesso tante situazioni, prima magari sotterranee, magari marginali, stanno venendo fuori perché questa pandemia sta dimostrandosi qualcosa di traumatico per tanti, sta modificando le nostre vite, e quindi anche quelli che prima, no, erano quelli che dicevano io sono quello normale e quelli sono matti, cominciano a capire quanto è sottile il confine tra un malessere che diventa dell'anima, un malessere dell'anima. E che quindi di questo ci dobbiamo occupare, ma proprio come benessere a 360 gradi, quindi un po' andare contro quella specie di immagine, diciamo, retorica che spesso ancora prevale, in cui magari a parlare di salute mentale si rischia di essere solo i soliti, no? I familiari, o i pazienti, o gli operatori, e il resto magari no, perché non si sentono coinvolti. Invece dobbiamo trovare una maniera perché tutti siamo coinvolti, perché lo siamo, e in un modo positivo però, quindi non, no, parlare della malattia, ma di quanto è bello riappropriarci del benessere, se noi creiamo spazi di parola e spazi proprio anche politici, ma non di diatribe, ideologie, schieramenti, lotte, fratricide tra una posizione e l'altra, proprio come essere umano che ha diritto di vivere una vita di qualità. E quindi in questo senso, il genitore è stato bambino, il bambino di adesso potrebbe diventare genitore domani, quindi davvero io non vedo un confine, e mi ha colpito molto anche il concetto che hai accennato un po' tu prima, Cristiana, c'è cioè una tavola che poi lo racconta molto bene, che è quella della difficoltà stessa dei genitori. Su questo io mi rispecchio, perché mi sono accorta di quanto anche l'altro genitore ha bisogno a sua volta di un aiuto per capire cosa accade, per il suo trauma, perché anche la persona amata, che comunque adesso cerco di condividere anche a schermo, la persona amata che inizia a perdere contatto con la realtà e tu non la riconosci più, è un dolore enorme all'interno di una coppia, una ferita che veramente è anche comporta per il padre o la madre, nel caso del fumetto è il padre, a doversi far carico del dolore della moglie, a cui non sa dare un nome, una spiegazione, e non sa nemmeno come gestirlo, del fatto di continuare comunque con la vita lavorativa, col tenere comunque, no, la famiglia insieme, i figli, e allo stesso tempo deve essere forte. Però qui c'è una scena che mi ha colpito, in cui comunque c'è stato uno scontro, no, tra le ragazze e i ragazzi durante una partita. E Anita torna a casa e il papà la sgrida, no, il suo ruolo anche quello, no, del papà che deve un po', no, rimettere in riga, i figli. E qui c'è proprio tutta una scena di dolore in cui comunque anche lui soffre. Si vede in questa scena dove, quando la figlia si allontana, lui si appoggia alla porta, e qui la potenza visiva che Filippo è riuscito a restituire con la sceneggiatura di Cristiana rappresenta tutto, anche i due piani, no, di questa casa. Sotto c'è lui, la bambina che sale, ma poi nella tavola successiva mi ha colpito la risposta della mamma, che è assente, però c'è quel filo che la lega alla bambina, sente che la bambina passa, probabilmente capta qualcosa, e dalla chiusa della porta dice: Anita, bimba mia, sei tu, che succede? E Anita risponde: è tutto a posto, mamma, va tutto bene. La giovane caregiver, no, che si mette nei panni di una mamma che già sta male, quindi non le vuole dare un altro carico. E però c'è la tavola finale, la scena finale, dove si vede la mamma che si alza un po' dal letto, tende l'orecchio, e poi il pensiero di Anita: sì, è tutto a posto, come per dire non è niente a posto, ma io devo fare sì che sembri che lo sia, perché qui, se
stanno tutti male e quindi dobbiamo in qualche modo andare avanti. E questa scena un po' me l'aveva accennata anche Cristiana quando ci siamo sentite prima di preparare l'incontro delle porte. Volevo chiedere a Filippo, anzi però prima di chiedere questa cosa a Filippo vorrei, Carlo non lo vedo più online, volevo farlo intervenire perché lui è al coprifuoco purtroppo, quindi alle 10 deve rientrare e quindi speravo di vederlo collegato per farvi fare il saluto da lui. Magari ce lo manda dopo in chat, io se lo vedo apparire lo metto in streaming per potervi far salutare. Intanto vado avanti allora con la metafora delle porte. A chi è venuta in mente la metafora delle porte? Perché ci sono una serie di momenti in cui sia prima che dopo l'esordio, diciamo, della malattia compaiono. Mi viene in mente la scena in cui si vede Anita che va in chiesa col papà e il fratello e ha il suo primo incontro, credo, con Elena, una bambina da cui comunque si sente affascinata. E lì a un certo punto viene detto: mamma non veniva mai in chiesa. E poi in altre scene questa porta che ricorre. Filippo, ti va di raccontarci come a Certo. chi è venuta in mente questa idea delle porte? Allora, già dalla sceneggiatura, diciamo, la porta era proprio un elemento ricorrente. Quella tavola a cui fai riferimento tu, Stefania, mi sposto un attimo. Pagina Sì, 35. Perfetto, la sto grazie cercando mille. perché così la vediamo. Eccola, sì, l'ho messa. Ci metto Esatto. un po'. Allora, Perfetto. la sceneggiatura prevedeva proprio questa tavola, così come con la presenza di cinque porte, diciamo con questo finale, con la frase finale che prima ha detto. Quello che ho introdotto io, allora, quello che innanzitutto mi piaceva, appena ho letto la sceneggiatura, questa tavola mi è piaciuta tantissimo perché è la prima pagina in cui troviamo il termine mamma. In tutto il racconto. Fino a questo momento il lettore si rende conto che la madre è assente, c'è solo il padre che ha a che fare con questi figli, no? E quant'altro. Invece attraverso questa parete, questa serie di porte chiuse, viene introdotto il termine mamma. Quindi già questa è una cosa che sin dalla sceneggiatura mi ha trasmesso molta emozione. Quello che poi ho cercato di fare io di introdurre, quando appunto prima dicevamo che la sceneggiatura di Cristiana mi ha offerto la possibilità di vedere tante altre cose, è stato il trascorrere del tempo, perché quello che viene detto alla fine è proprio mamma no, quell'anno non venne mai in chiesa Messa. quell'anno, insomma. Quindi quello che racchiude in sintesi questa tavola è il trascorrere del tempo di quell'anno. Quindi che viene sottolineato da innanzitutto il colore delle pareti, perché sottolinea la presenza di una luce che entra da una finestra diversa a seconda delle stagioni dell'anno. Quindi questi lilla non è mai lo stesso, ma cambia a seconda E poi con un occhio un po' più attento notiamo che in realtà accadono delle cose, è una casa vissuta questa, ci sono dei pacchi sull'armadio che in una terza vignetta non troviamo più in quella posizione ma la troviamo un'altra, o la famosa giacca gialla della madre che poi ritroviamo più avanti, compare una volta appesa, una volta poggiata sulla panca, o la presenza dei fiori, ecco, qui nella presenza dei fiori e della porta chiusa. Anche se in maniera molto, diciamo, lontana, allora, diciamo, questa tavola racchiude molto dolore. È un po', io l'ho interpretata un po' come se fosse una lapide. Quindi c'è anche un vaso sul comodino che, così come avviene, nei loculi. Ci sono dei giorni in cui ci sono dei fiori freschi e dei giorni in cui sono secchi, dei giorni in cui non ci sono proprio. Quindi è stato fatto un lavoro proprio sul dettaglio e sulla luce, anche se la scena poi è sempre la stessa.
Se posso dire, perché poi Filippo fa fatica a farsi i complimenti da solo, ma diciamo nella sceneggiatura la tavola era esattamente come la vedete, sarebbe stata a cinque porte con tutte le scritte che vedete, ma non avrebbe avuto questa stagionalità, nel senso che per me nella mia testa quando ho scritto questa sceneggiatura era lo stesso istante. E anche se poi si concludeva con la frase mamma non venne mai ammessa quell'anno. Filippo ha visto oltre, ha detto invece di fare vivere, perché vedete che c'è questa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, andate in pace perché c'è il parlato del parroco che sta chiudendo la messa della domenica, che poteva essere quella domenica. Filippo l'ha interpretato come tutte le domeniche di quell'anno, per cui ha dato ad ogni vignetta un tempo, una luce, una stagione. E in questo io trovo questa tavola, per me questa è la tavola più bella in assoluto secondo me, del libro, perché è proprio la tavola in cui, diciamo, non solo io e Filippo ci siamo incontrati e si è evoluto, diciamo, il rapporto tra scrivere una sceneggiatura e semplicemente disegnarla, ma è perché in qualche modo racconta in un'unica tavola, in cinque vignette, che cos'è secondo me almeno la malattia mentale, e lui, diciamo, mi ha aiutato a raccontarla nel miglior modo possibile. Questa cosa poi mi ha fatto pensare a una delle cose che ho messo poi nella mini guida alla sopravvivenza, che mi ha colpito anche nei racconti dei survivors internazionali, ed è il lutto non elaborato, perché quando ti muore fisicamente una persona è un trauma, ma è un qualcosa che ti consente di superare la perdita della persona che conoscevi o che magari non hai neanche mai conosciuto, no? Come sarebbe stata senza la malattia. Per quanto riguarda invece noi figli, dopo condividerò alcune scene in particolare che mi hanno fatto pensare al prima e al dopo, in questo caso, del come questa perdita di questa persona, in questo caso mamma, da parte della bambina e anche del fratello, qualcosa, è come se non fosse più quella di prima, cioè quella mamma di prima del divano fosse morta. E quindi la cosa dell'òvulo mi ha colpito perché è metaforicamente il simbolo di qualcosa che è morto all'interno della famiglia, che però non si può nemmeno celebrare, cioè non che si debba celebrare una morte, però nel senso che non c'è una ritualità né personale né condivisa con la società di qualcosa che tu hai perso dentro di te, che è venuto a mancare, con cui tu devi fare i conti in qualche modo anche da solo, o comunque facendo appello, magari in questo caso, alla risorsa esterna dell'amicizia, no? Mi viene da pensare infatti a quanto poi c'è un'altra tavola molto bella, in cui la frase che mi colpisce è che nonostante tutto, quella fu l'estate migliore della sua vita per Anita, e infatti vorrei condividere qualche tavola di questo. Ce n'è una in particolare che mi ha colpito, poi infatti anche su questo. Poi Gaia, tu ogni volta che vuoi intervenire, fammi cenno, io ti do la parola. C'è una scena in particolare molto, molto bella che vi metto a schermo. E io poi non so, magari i più giovani non se lo ricordano il riferimento letterario, ma a me ha fatto pensare a Tom Sawyer e Huckleberry Finn, perché c'è questo. È assolutamente questo il riferimento, assolutamente. Perché appunto sono Tina e Anita che d'estate, appunto nella provincia che dicevate prima, io poi faccio una premessa, io sono romana, cresciuta in città, ma da qualche anno, parecchi anni, sono venuta a vivere ad Orte, campagna laziale, e quindi per me è stato uno scoprire la provincia dopo, e quindi ritrovarmi adesso a vivere delle cose che magari in città erano meno disponibili, no? Ma riconnettermi poi con l'infanzia, cioè, vabbè, adesso piano piano apriamo tutti i cassettini perché sono molto belli, e qui vediamo l'uso del colore, poi loro due, che appunto proprio come Tom Sawyer e Huckleberry Finn condividono quest'estate, ma la frase che mi è piaciuta, Stezzano sembrava il Mississippi, cioè il senso che mi ha trasmesso questa tavola e la frase che l'accompagna è che non importa dove sei, se sei quella persona giusta, anche Stezzano può diventare immensa come il Mississippi e pieno di avventure, no? E questo è un po' forse l'elemento che salva, come ha salvato molti di noi, immagino, in quei momenti,
noi, perché quello che comunque ci troviamo a vivere a casa è enorme, però abbiamo anche la possibilità di avere questo riscatto, no? Nell'amicizia, nell'avere questo sguardo che ci apre, ci toglie dal dolore individuale, ci riconnette anche alla natura. Io credo che questo sia forse uno degli elementi più grossi che stanno mancando, magari a tanti ragazzi in questo periodo, appunto, di clausura quasi forzata, perché vivere in casa con una situazione, diciamo, del genere, senza questa apertura sia più pesante sicuramente. E la rete, in qualche modo, speriamo anche attraverso uno strumento come quello che stiamo condividendo oggi, forse può aiutare un pochino a lenire, no? Questa mancanza di orizzonti e di spazi. La letteratura, poi su questo magari Gaia vi dirà meglio, rappresenta anche un'apertura su mondi in momenti difficili che ti possono anche salvare. Torniamo insomma un po' all'introduzione iniziale, come strumenti come la musica, il cinema, la letteratura, l'arte, il fumetto ti salvano la vita e sono uno dei superpoteri, no? La creatività di molti figli che vivono queste situazioni, che da quel dolore traggono forza, energia vitale per proprio trasformare. Questa scena qui quindi mi aveva colpito, ma poi c'è anche un'altra scena che mi fa un po' pensare anche a quello che ho provato venendo a vivere qui in provincia, che è la scena, adesso cerco di trovare anche la tavola, della vera ospera. Qui se mi stanno seguendo i miei amici, che sono contadini esperti, sorrideranno, perché c'è questa scena in cui Anita, prima di partire per la provincia bergamasca, dove si trasferirà con la famiglia, va a salutare, diciamo, il nonno. E il nonno gli spiega questo aspetto particolare di quando, per tradizione contadina, si fa ancora adesso, noi vediamo queste rose all'inizio di ogni filare. Io inizialmente, ignorantemente, pensavo che fosse un vezzo, no? Dico, boh, magari lo fanno per estetica da cittadina ignorante. Invece poi ho detto, no, la vera ospera si mette perché è la prima che si accorge che qualcosa non va. Qualcosa non va, quindi noi possiamo intervenire in tempo e salvare i filari e quindi trattarli con l'antiparassitario. Questa scena qua, intanto vi dico insomma un pochino il parallelismo poi con Anita, che lei è la prima, è lei la rosa che si accorge per prima che qualcosa a casa non va, lo intercetta, ma purtroppo non ci sono all'esterno persone come un buon contadino capaci poi di intervenire. E quindi un pochettino poi la situazione va appunto ad avvizzire. Immaginiamo queste vidi che senza quella rosa e senza il contadino, piano piano, non possono dare i loro frutti, non possono rallegrare l'orto. E quindi anche a livello di colori, qui c'è già un accenno poetico di Filippo, immagino insomma, che abbia voluto dare questo tocco della rosa che inizia piano piano a perdere vita. Quindi la vediamo qui, è come se fosse un presagio. Su questo vi chiedo a entrambi, come avete costruito questa immagine che già in una prima immagine racchiude un po' la metafora del percorso di Anita e della sua famiglia? Vai, Phil. Allora, per molto tempo Per un'ospera è stato il titolo di questo fumetto, lo possiamo dire, no? Come no? Fino a quando non abbiamo trovato il titolo definitivo, per gran parte del tempo era per un'ospera, era Per proprio il due titolo. anni è stato il titolo del Per 2 anni. fumetto. Giuro che Quindi non lo poi sapevo. abbiamo c'è il titolo. Lo giuro. Sì. Beh, diciamo è stata. Quindi era presente sin dall'inizio ed è proprio la metafora per eccellenza. Anche c'è stata una recensione, ora non mi ricordo di preciso, che hanno fatto poco tempo fa, e mi è piaciuta proprio la lettura che hanno dato a questa metafora, parlando proprio delle radici, dell'importanza delle radici. E facendo riferimento proprio a questo discorso della peronospera e ai semi che il nonno regala ad Anita, che poi porterà in un altro luogo, proprio come proseguimento anche di questo e sviluppo di questa metafora.
ora non diciamo tutto per non rivelare la storia, però per sottolineare proprio che il concetto e la metafora della peronospora sin dall'inizio è stato da sempre presente nel racconto della sceneggiatura cristiana. Intanto che faccio i saluti da parte di Carlo, che appunto, come vi dicevamo, ha il coprifuoco, quindi adesso a casa non ha una connessione buona, per cui ci seguirà in chat e quindi ci manda i saluti. Volevo anche mostrare, insomma, a chi ci sta seguendo anche quasi il linguaggio cinematografico, no? di come è stato realizzato proprio anche l'ambientazione, questa luna anche che illumina questa poi realtà nuova in cui si trovano a vivere Anita e la sua famiglia, e mi trasmette anche un senso di speranza, non so se è voluto, comunque è molto luminoso. Se posso, Stefania, questa è un'altra tavola a cui sono molto affezionata, su cui abbiamo discusso tantissimo, tra l'altro che sono una delle prime tavole che Filippo ha fatto, perché eravamo indecisi se fare una vista più proprio dall'alto alto oppure di tre quarti, oppure e guardate se non vi sembra che da un momento all'altro doveste vedere la BMX con ET che va verso è una citazione di del film più importante di quegli anni della nostra infanzia, almeno per la nostra generazione. È vero, perché poi una cosa molto bella è anche questa, che attraverso il linguaggio come il fumetto possiamo, e anche del cinema naturalmente, possiamo permettere alle generazioni di parlarsi, nel senso che anche un ragazzo di oggi si può identificare, pur non avendolo sperimentato, no, con determinate cose, però si può identificare molto meglio attraverso le immagini. E c'è una scena, abbiamo parlato anche di questo in preparazione, no, della serata, sulle scarpe spaiate, no? Cioè il momento in cui, non so se ne avete parlato quando sono caduta dalla commissione, no. Ma ok, c'era questa scena in cui appunto Anita va a scuola e si accorge, da brava peronospora, e da Rosa anzi, della peronospora che sta arrivando in questo caso, e dalla madre che sta salutando qualcuno che però non si vede, quindi lei dice: mamma, ma chi salutavi? E lei risponde: nessuno, chi salutavo? Quindi già si intuisce che sta comunicando con una presenza che non è tangibile, che non esiste se non nella sua mente. E infatti vediamo Anita che guarda indietro preoccupata, però deve comunque andare a scuola, e poi entra in classe e dalla finestra della classe e vede la madre comportarsi in modo bizzarro, diciamo. E la cosa al dettaglio qui è proprio che indossa due scarpe diverse, spaiate appunto. Che questa scena qui, come nasce l'idea della scarpa che comunica in maniera immediata un disallineamento, no, tra il piano di realtà della figlia e quello della madre? Vai, Cristiano. Diciamo che è un elemento, per esempio questo non è un elemento autobiografico, però è un elemento, diciamo, letterario che abbiamo introdotto perché graficamente ci consentiva di raccontare, anche se vogliamo, una sorta di disadattamento, no? Di stranezza, di diversità. Però la cosa, diciamo, bella è che se voi cioè, forse voi ci fate caso, ci avete fatto caso, ma la maggior parte delle persone non ci fa caso che nella tavola che avete fatto vedere prima le scarpe sono sbagliate, se ne accorge dopo, se ha l'accortezza di tornare indietro. Esatto. Per cui, come dicevi tu, è esattamente la metafora della rosa, quella peronospera, cioè che sono dettagli infinitesimi che anche al lettore sfuggono, pur se addirittura c'è uno stivale, una scarpa e una scarpetta, quindi era evidente nella prima tavola, ma se uno non ci fa caso, cioè se uno non è attento ai dettagli, non se ne accorge. E poi c'è anche quest'altra scena che appunto Anita chiede al papà: ma non ti eri accorto di niente? E lui risponde: no, e tu? E lei mente e dice: no, ma in realtà noi sappiamo, noi lettori, che lei aveva ben in mente. C'è un passaggio, infatti, che si ricollega al prima e il dopo. Il prima, appunto, l'abbiamo visto in apertura, no? Quando parlavamo della scena della normalità, delle coccole e del gioco, no? C'è questa tavola, queste due tavole, anzi, dove
dove vediamo ancora prima della malattia, dell'esordio della malattia, nei suoi sintomi più gravi. C'è anche qui ET, tra l'altro, telefono casa, c'è il fratello che è in persona ET. E qui giocano, c'è un momento di coccola. Qui ancora c'è la mamma come luogo sicuro, che accudisce, coccola, accoglie in modo caldo e avvolgente i propri figli, che addirittura si trovano al sicuro e dormono accoccolati. C'è anche un'altra scena con il papà, no? Che ancora in questa normalità, tra virgolette, può fare da porto sicuro a propria volta, quindi spesso Anita va a rifugiarsi da lui, nel suo studio. E anche questo poi si modifica, quindi anche in questo caso c'è un passaggio. Però vedi quest'ultima vignetta di quest'ultima tavola in cui si è susseguita una cosa giocosa e allegra. Nel momento in cui i bambini dormono e la madre rimane da sola con i bambini che dormono, è evidente che questa tavola è inquietante. Esatto, si vedono già i segni più oscuri del tratto, no? Anche qui delle ombre. E quindi inizia a salire alla superficie quel disagio. Ecco, questo anche qui è una scelta stilistica che diciamo, aiuta, no? A fare questo passaggio in maniera graduale anche per l'occhio, no? Quindi proprio perché anche nella realtà è così. Cioè, ci sembra magari dopo che ci sia stato un passaggio netto, ma in realtà il colore rende l'idea di quanto anche nella realtà poi le cose non sono così nette, ma c'è tutta una sfumatura non detta. Sì. E quindi anche in questo caso la scelta, ecco, è scaturita, diciamo, dalla sceneggiatura o dal disegno o da entrambi insieme. Allora, io racconto un po' riguardo il colore, magari c'è stato proprio un, come dicevo prima, oltre alla linea, diciamo, al colore sono stati affidati vari ruoli. Appunto, quello di raccontare il paesaggio reale, ma anche quello interiore del dolore. Però è servito proprio come strumento a volte per raccontare queste sfumature, questi passaggi graduali che sono avvenuti da una realtà ad un'altra, da un momento ad un altro, anche addirittura per guidare un po' la lettura all'interno di una singola tavola, perché Cristiana nella sua sceneggiatura a volte all'interno di una stessa tavola diciamo scriveva, inseriva tantissime, accadevano tantissime cose. Ecco, organizzare tutte queste cose in una maniera chiara è stato diciamo lo studio principale di ogni tavola e il colore a volte è servito proprio per risolvere alcune problematiche, per organizzare proprio i contenuti di un'unica tavola. Quindi sì, il colore è la scelta proprio della gamma dei colori della palette è innanzitutto una gamma di colori con la quale io lavoro da anni, cioè diciamo la mia comfort zone, diciamo, per quanto riguarda le tonalità, però l'ho trovate anche molto adatte a raccontare proprio le emozioni di questa storia, che erano varie, che erano rassicuranti in alcune volte, che erano drammatiche e dolorose in altre. Quindi, e poi ecco, questo binomio tra tonalità calde, vengono raccontate le stagioni innanzitutto. Quindi è un colore che si è prestato proprio a raccontare le pagine fredde dell'inverno. I colori caldi dell'autunno e del saluto al nonno, o l'estate esplosiva dei giochi e delle spalle delle due amiche, Tina e Anna, che sono poi Tina ed Elena, che sono poi diciamo le sue due rose. Quindi, fino ad arrivare poi alla scena finale, dove proprio il contrasto tra colori come verde e viola hanno accompagnato, diciamo, la fase quella più drammatica, diciamo, la conclusione. Quindi
Quindi è un elemento, un protagonista un po' il colore di questo lavoro, di questa carta. Ecco, sui colori devo dire è stato un lavoro 100% di Filippo, nel senso che nella sceneggiatura, forse tranne rari casi, non ci sono indicazioni di colore, quindi questo è stato, diciamo, totale lavoro di Filippo. Se guardate in questa tavola, Filippo utilizza spesso questa venatura verticale per definire le ombre, definire le sagome. In questa tavola queste linee verticali occupano molto più spazio di quello che di solito occupano nella normalità, come se piovesse l'oscurità sulla vignetta. Non so se sì, non so Filippo sì. se ho imparato nel frattempo. Sì, no, è così perché poi in realtà se è stato notato significa, diciamo, che l'esperimento tra virgolette è riuscito, nel senso ha funzionato. Che qui, proprio tornando a parlare di quello che dicevo prima, nel senso che Cristiana, la scrittrice, inseriva all'interno di una tavola tantissime informazioni che io poi ho dovuto imparare ad organizzare in qualche modo e a trovare degli escamotage. E qui si passa, ad esempio, come dicevamo prima, da momenti di totale avvolgimento, di calore, alla presenza di un'ombra, di qualcosa di inquietante che sta per arrivare. Quindi non era così semplice raccontarlo in una tavola con quattro vignette e soprattutto farlo capire con una vignetta. Quindi, diciamo, anche il disegno, il tratto, il colore mi sono serviti proprio come strumento per rendere possibile questi passaggi. E credo che questo sia poi uno strumento utilissimo per appunto raccontare queste emozioni anche ai ragazzi, insomma, a coloro a cui poi tutto il nostro impegno si rivolge, no? Sia voi come autori e noi come associazione, anche la casa editrice che comunque vi ha messi insieme, quindi ci ha visto giusto. Nato Noè, lo ricordiamo, che appunto ha permesso a questa storia di venire alla luce. La cosa che a noi ha colpito tantissimo, infatti, è proprio questa, cioè di come riuscire a rendere qualcosa di così complesso visivamente. Mi viene un po' in mente una frase di una sceneggiatrice italiana molto, insomma, che mi è rimasta impressa, era Suso Cecchi d'Amico: scrivere con gli occhi. E qui proprio c'è l'idea in cui la sceneggiatura già contiene in sé delle scene quasi cinematografiche, poi il disegno le dà proprio una vitalità e appunto c'è dire tanto con un'immagine, e per noi appunto è talmente complesso rendere queste emozioni che l'immagine aiuta. Intanto prima di continuare, insomma, la condivisione, vi condivido quello che stanno dicendo da casa quelli che ci stanno seguendo. C'è Francesco che scrive riguardo poi alle tavole delle porte: sostanzialmente avete raccontato un anno di vita o un anno di sofferenze in cinque tavole, incredibile. Poi sono vignette, non sono tavole, solo giusto per vignette, così almeno facciamo un linguaggio tecnico, esatto, quindi cinque vignette, quindi una tavola, cinque vignette, se non vado errato. Ines invece ci scrive: complimenti, avete fatto un lavoro straordinario. Elena, ordino di sicuro. Ma che in realtà è una tavola con sei vignette, ma vabbè, questo perché sono ingegnere, sono un po' nerd, quindi così. Francesco dice sorry. Tranquillo Francesco, non lo sapevo neanche io. Allora, un'altra cosa che mi ha colpito appunto è la scena quello che mi ha colpito di questa scena era appunto l'accoglimento, no? La mamma a posto sicuro, che poi si trasforma in un posto pericoloso quando poi appaiono le forbici. E andiamo alla tavola che c'è a pagina 72. Compare di nuovo l'elemento della medusa, ma la cosa qui che... E anche del colore quasi monocromatico, no? Sì, questo anche qui le linee verticali. La madre così. E vediamo la bambina terrorizzata, no, da queste forbici. E in questo momento anche qui visivamente sei riuscito a rendere perfettamente quello che vede la madre, i serpenti, no, sulla testa della figlia, che poi sono una metafora, immagino, del disagio, delle voci che sente all'interno della mente, e la bambina che si spaventa. Quindi abbiamo, anche qui hai reso un prima e un dopo con le tavole,
che spiegano proprio questa trasformazione, anche che è difficile perché ricordiamo che Anita ha 9 anni, quindi avere questo passaggio dalla mamma porto sicuro, un luogo caldo, a fonte di pericolo. Poi abbiamo anche poi la scena del fuoco, però non vorrei fare troppo spoiler, perché altrimenti Stai magari... facendo troppo spoiler. Ok. Però ecco, diciamo che... Secondo me possiamo, diciamo, raccontare. Io, per esempio, sono stata molto indecisa se scrivere queste due tavole, nel senso che mentre sulla vignetta del fuoco e che tu citavi prima, ma che lasciamo sospesa così qualcuno si Esatto, incuriosisce, così compra il qualcuno libro. poi si incuriosisce. Esatto, e sono stata indecisa perché questa tavola era molto forte. E poi in realtà c'è quella successiva dove non succede niente, nel senso che poi la madre dice volevo tagliare i capelli e poi lei gli risponde ma me li sono tagliati sabato dal parrucchiere e lei dice ah sì è vero certo, per cui diciamo c'è un po' di, fatemi dire, un po' di suspense cinematografica che poi in qualche modo... Si placa, per cui è un po' sospesa questa cosa, cioè che cosa voleva fare veramente la mamma con queste forbici, tagliare i capelli? E perché Anita aveva paura? Perché aveva visto dei segnali strani o perché effettivamente la mamma era minacciosa? E beh, sono un po' sospese queste tavole, diciamo, appositamente, ma perché? Perché tutti, forse questa è la sede, diciamo, migliore per raccontarlo, è che chiaramente... Adesso non so se succede anche a voi, ma a me spesso capita magari, no, di sentire storie drammatiche, appunto, madre si è buttata nel fiume con i figli oppure si è buttata dal balcone con il bambino appena nato e a volte ho pensato, magari poteva succedere anche a me, no? E forse perché ho avuto la percezione che ci sia stato in qualche forma, in qualche modo. Un limite sottile, no? Tra andare oltre e non andare oltre. Perché spesso se le persone che hanno una malattia potente, come per esempio la schizofrenia, non sono aiutate, non sono sostenute, comunque hanno degli eccessi che poi possono sfociare in cose, diciamo, drammatiche, ma per fortuna nella maggior parte dei casi non sfociano in cose drammatiche. Però diciamo, volevo raccontare nel libro questo limite sottile, no? E quindi anche questo, se vogliamo, questo rapporto di fiducia che si incrina, pur non succedendo magari nulla di veramente drammatico, ma il fatto che possa succedere, che c'è sempre quel... forse sta per succedere, che ovviamente il bambino o la bambina non ha strumenti per capire che cosa sta succedendo, ma che magari può assorbire, no? Alla fine, come dicevamo prima, per un bambino una piccolissima cosa diventa gigantesca e quindi, no, anche appunto, magari vedere una mamma che è strana con un paio di forbici in mano può essere spaventoso in qualche modo, no? E quindi volevamo raccontare in queste due tavole questo limite, questo confine sottilissimo tra il sopravvivere e il non sopravvivere. Esatto. C'è quest'altra immagine, questa la vorrei mettere proprio perché stiamo quasi andando verso la chiusura, immagino siamo tutti abbastanza stanchi e non vorrei trattenere i nostri ospiti troppo a lungo, però ci tenevo insomma a far vedere poi anche questo elemento, no? Che è stato accennato prima, cioè quell'estate che comunque in qualche modo... comunque rappresentato un ricordo bellissimo per Anita, nonostante i momenti difficili, no? E quindi le sue due amiche, Elena e Tina, e questo sogno di libertà che hanno costruito poi insieme. E in questo momento, non so, ecco, quello che vorrei chiedere a entrambi, ma in particolare a Cristiana, se Anita avesse potuto chiedere qualcosa agli adulti intorno a lei, non soltanto ai suoi genitori, che cosa avrebbe chiesto, di cosa avrebbe avuto bisogno, qual è il messaggio, insomma, che Anita Grande darebbe alle Anite piccole di oggi, non solo ai bambini, ma anche agli adolescenti.
Questa è una bella domanda, nel senso che se tu mi chiedi cosa avrebbe chiesto Anita a quell'età, sicuramente avrebbe chiesto di poter. Perché poi i bambini alla fine su questo sono molto, come dicevamo prima, hanno degli strumenti molto più potenti di quelli che noi ci ricordiamo di aver avuto quando eravamo bambini. E io mi ricordo per esempio che a quell'età mi sentivo molto autonoma e se avessi potuto chiedere qualcosa avrei chiesto ancora più libertà, cioè per me già il fatto che magari a volte mia madre appunto stava male, non mi poteva guardare tra virgolette mentre mio padre era al lavoro, io avevo molta libertà e mi prendevo la bicicletta e me ne andavo in giro per il paese, cosa che se adesso avessi un figlio di 8-9 anni e lo pensassi in giro per il paese, forse non posso dire cose diciamo diseducative perché siamo in diretta, ma insomma comunque non è che proprio sarei esattamente felice, ecco, quindi qualche diciamo, provvedimento disciplinare lo adotterei e quindi forse a quell'età avrei semplicemente chiesto: Bon, che bella la libertà, fatemela vivere tutta così senza rompermi le scatole. L'Anita grande, diciamo che forse si metterebbe vicino all'Anita piccola forse la proteggerebbe, no? Forse sapendo poi come sono andate le cose, semplicemente la guarderebbe da lontano per evitare magari pericoli che comunque alla fine io mi sento di aver corso all'epoca in questa mia assoluta libertà di vivere il paese e che magari forse proprio perché era provincia ho potuto fare, che forse in città sarebbe stato molto più complicato, chiusa in casa, invece ho avuto la fortuna di questa cosa di viverla in provincia e quindi in qualche modo di avere anche una valvola di sfogo incredibile. E quindi non ti do una risposta moralista su questa cosa, anzi, forse penso che la risposta giusta ce l'abbia più Anita piccola che Anita grande. È pazzesco, però penso che sia così. Questa cosa poi ritorna un po' perché è qualcosa che è venuto fuori poi con due ragazze finlandesi che ho conosciuto, due sorelle, anche loro figlie sopravvissute, e tra le varie cose una cosa che hanno condiviso era questa, dice però tutto sommato non c'è stato solo qualcosa di negativo da quello che è capitato a nostra madre, noi eravamo le ragazze più libere del quartiere, noi non avevamo orari, potevamo tornare a casa quando ci pareva, potevamo decidere cosa mangiare, quindi in qualche modo sì, cresci prima magari degli altri, però da questo arrivano anche ogni tanto pure anche qualche lato positivo, diciamo. E questo poi potrebbe essere, diciamo, ovviamente controbilanciato poi anche da altro, no? Nel senso che Sì, se questa diciamo che libertà non forse avesse quel prezzo sarebbe, diciamo, più. secondo me il vero effetto di questa cosa ce l'hai in adolescenza, nel senso che mentre nell'infanzia hai appunto, ovviamente adesso parliamo per me, magari per questi ragazzi finlandesi, ma magari non possiamo parlare per tutti, però hai tutti questi immensi gradi di Esatto. libertà. Poi in adolescenza sei un nerd, un pesantissimo nerd perché sei già grande, quindi tutte le stupidaggini da adolescente in cui cominciato ad assaporare la libertà da adolescente, tu in realtà le hai anticipate, quindi in qualche Sì. modo forse se dovessi prendere a calci una delle mie età, mi prenderei a calci da adolescente dicendo: Senti, divertiti, rilassati, e cosa che invece non ho fatto. Cioè, io se ho saltato un'età è sicuramente l'età dell'adolescenza, questo sicuramente. Cioè, E sono passata dall'infanzia anche questo è un dato all'età adulta. comune che ci accomuna moltissimo e che in parte noi, cioè il nostro lavoro va anche in questa direzione, cioè di togliere questo peso, no? Da questi zaini invisibili che ci sono, perché va bene tutto, però ci sono determinate situazioni che sono proprio inaccettabili, no? Sono dei carichi incredibili, soprattutto poi a seconda di come uno è invischiato, no? Con la famiglia, per cui arrivi poi anche in età adulta a essere, diciamo, neanche ti rendi conto, ma finisci per essere coinvolto così tanto dal bisogno del genitore che non hai più neanche il confine con i tuoi bisogni, non hai collegamento con i tuoi. Per alcuni di noi, ovviamente non si generalizza mai perché le storie dei figli sono diverse le une dalle altre, però un dato che spesso esce è la difficoltà a sintonizzarsi sui propri bisogni a un certo punto. Più sei invischiato, no, da questo ruolo di salvatore o salvatrice, anche inconsapevole, o dal fatto di tenere insieme i pezzi, visto che gli adulti non riescono a farlo, no? Quindi ti ci ritrovi tu, magari neanche consapevolmente, poi cambia a seconda, no? Sei un genitore che ti sostiene oppure entrambi che non possono seguirti.
E quindi questo noi vogliamo farlo proprio anche in questa giornata, in particolar modo lo vogliamo proprio rimarcare, cioè di quanto sia importante parlare di questo in un'ottica però costruttiva, in un'ottica di apertura, no? Di spiragli di luce, come appunto dai colori delle tavole che abbiamo visto questa sera, di apertura di spiragli su un dolore umano che però se viene, diciamo, messo alla luce in maniera amorevole e in modo non retorico, non pietistico, ma concreto, di guardare proprio questo lato oscuro, rende tutto non semplice perché non lo fa, ma impedisce al lato oscuro di mangiarsi la parte più bella che c'è di te, perché uno dei motivi per cui noi ci stiamo battendo tantissimo è che quando un bambino, un adolescente vive questa situazione, si porta sulle spalle questo carico e non si rende conto, e tiene duro, si porta tutti, anche responsabilità di tipo pratico, ci sono anche figli che si occupano proprio di soccorrere magari il genitore che è per un tentato suicidio, oppure per gestire il rapporto con i medici, con gli psichiatri, perché magari non c'è nessun altro che lo fa e non hanno tutti una rete di sostegno intorno. Quindi è molto importante che non. Qual è il paradosso che noi abbiamo notato? Che a volte e molto spesso i figli sono invisibili quando sono minorenni, a meno che non succede qualcosa di talmente eclatante per cui poi si attiva il sistema di protezione. Quindi questo è il primo problema, non bisogna arrivare a quello, bisogna arrivare prima, educare prima alla salute mentale, prima tutti quanti noi, per evitare di arrivare a quelle situazioni. Poi c'è il paradosso che quando compi 18 anni sei maggiorenne, quindi improvvisamente diventi tu il responsabile della famiglia. Quindi fanno in alcuni casi riferimento a te figlio, che già hai sacrificato parte della tua infanzia e della tua adolescenza, sei in cammino verso l'età adulta e ti vengono richiesti dalla società, dal resto della famiglia, dagli stessi servizi a volte, purtroppo bisogna dirlo, compiti che sono pesanti per un adulto. Quindi noi abbiamo proprio messo proprio come nostro obiettivo nello statuto proprio il fatto che i bambini, adolescenti, giovani adulti hanno diritto alla loro vita, a realizzare le loro potenzialità. Chiaramente il caregiving, cioè il prendersi cura, deve essere una scelta, ma deve essere una scelta motivata, perché alcuni se ne fanno carico per amore o perché sono dentro a quel ruolo, ma non hanno coscienza, non perché siano incoscienti, ma perché nessuno te lo spiega, del carico e del prezzo che poi paghi in termini di benessere, di salute psicofisica e di rinunce. Quindi è molto importante proprio raccontare queste storie come questa qui di Anita o la stessa che c'è nel romanzo di Carlo, uscirà presto il libro di Gaia Cusini che si chiama proprio Un dolore nascosto, con un lavoro di ricerca che poi se vuoi intervenire, insomma, Gaia, quando vuoi, in qualunque momento, vanno proprio a illuminare queste differenti parti che compongono questo caleidoscopio, perché nessuno deve essere sottoposto a un carico così eccessivo, né un adulto, ma tantomeno un bambino, un adolescente e un giovane adulto, perché poi il prezzo si paga ed è carissimo, quindi la famosa trasmissione del disagio psichico non è soltanto genetica, quella è una componente minima, in realtà i fattori ambientali, lo stress eccessivo, il trauma sono quelli che portano il sistema in cortocircuito e noi stiamo insieme lottando proprio per far sì che non avvengano più queste situazioni. E perché proprio noi abbiamo rischiato, e spesso rischiamo, no, di andare appunto in cortocircuito, perché non eravamo stati informati, perché non abbiamo ricevuto informazioni. E questo quindi lo dobbiamo proprio mettere come faro, no, che ci deve illuminare. Quindi andare al di là della paura di parlare di questi argomenti, mostrare che c'è una strada alternativa al non fare niente, all'ignorare, e che il premio di questa strategia che noi metteremo in campo insieme con anche le istituzioni, con le persone che vorranno aiutarci, è rendere a tutti i bambini, gli adolescenti, ma anche i loro genitori, la possibilità di scegliere, cioè, perché se tu non sai quello che ti sta accadendo, non puoi neanche scegliere cosa fare e non sai cosa fare. E ovviamente tutto ciò a cascata deve portare poi, no, a degli investimenti maggiori. Gaia, intervieni pure se. Volevo solo collegarmi a questo discorso dicendo che comunque abbiamo usato spesso stasera la metafora del fatto che siamo dei sopravvissuti, e
chi più chi meno ha comunque pagato appunto il prezzo di quello che abbiamo appunto sperimentato e che non ci ha potuto, cioè, quelle esperienze dove non siamo potuti essere tutelati come avremmo dovuto da bambini, appunto. Quindi oggi più che mai, che è la giornata dei diritti dell'infanzia, sottolineare quanto sia importante il lavoro di prevenzione, di rete e di supporto per appunto dare aiuto alla genitorialità quando ci sono questo tipo di fragilità, per agire in prevenzione, perché appunto noi siamo dei sopravvissuti, ma cioè, non è il fatto che noi abbiamo avuto degli strumenti che magari alcuni non hanno e hanno più difficoltà. Noi portiamo avanti questa battaglia anche per chi è più, ancora più fragile, quindi perché non si debba trovare in questa guerra. Cioè il cambiamento che noi auspichiamo che non sarà dall'oggi al domani, però è semplicemente capire che la prevenzione permette di non farti finire in mezzo a una guerra che è veramente a volte insostenibile e che ha delle conseguenze devastanti. Questo non significa che poi non si possa recuperare e agire anche dopo, e noi lo facciamo comunque, cioè in tutti i campi, cioè comunque anche ad esempio mi viene in mente comunque anche il graphic novel di cui abbiamo parlato stasera, così come tante opere che io appunto, come dicevo prima, nel mio percorso pedagogico ho analizzato come strumenti per rielaborare un vissuto, rielaborare il dolore, sono delle opere appunto di grande valore per questo motivo, anche per chi poi ha vissuto certe cose che non sono evitabili, però appunto l'importanza di focalizzarci sul fatto che la maggior parte del lavoro deve essere tutto in prevenzione, perché è sicuramente più facile, cioè banalmente è riuscire a prevenire ti aiuta, cioè, sicuramente a avere degli strumenti in più e a essere cioè, a mantenere il tuo equilibrio psicologico, perché poi di fatto il problema per i figli è che a loro volta rischiano di perdere l'equilibrio psicologico a causa appunto del vissuto. Quindi in sostanza questo è un po' la sintesi di quello che noi vogliamo fare. Condividere le storie con cinema, con fumetto, crea spazi in cui si possa poi aprire un ragazzo, perché se io non mi identifico, non mi riconosco in una storia, penso di essere l'unico a viverla. Quindi è quello che ci siamo trovati a pensare noi per molti anni, no? Pensavamo di essere gli unici ad avere avuto una storia del genere. Invece, quando si conosce qualcun altro che ha vissuto quella storia attraverso anche uno strumento appunto culturale, infatti noi diciamo sempre che la nostra è una rivoluzione culturale, a quel punto sì che io posso aprirmi e cominciare a capire che posso fare qualcosa per me, anche poi soprattutto laddove il genitore non è seguito per il suo disturbo, a maggior ragione i figli devono avere il diritto e la possibilità di comunque pensare a se stessi, perché se il genitore non si riesce, cioè noi ci auguriamo chiaramente che facendo prevenzione tutti possano avere accesso a cure adeguate, questo è il sogno massimo che noi abbiamo, ma nei casi in cui ciò non avviene, questi figli devono poter comunque avere la libertà anche dal senso di colpa di poter vivere la loro vita. Quindi dedichiamo, diciamo, questa giornata a loro e vorrei lasciare anche un messaggio per tutti quelli che ci stanno dicendo come possiamo avere il graphic novel. La graphic novel la potete richiedere sia sul sito di Tunue, la casa editrice, il contatto poi ve lo mettiamo anche nei commenti, www.tunue.com. E ovviamente io vi faccio un appello, sosteniamo le librerie indipendenti in questo momento, che sono un baluardo, diciamo, che ci salva un po', no? Anche a livello culturale e umano, quindi ordinate dalle librerie indipendenti, sosteniamole. E vi rimando, insomma, ai nostri contatti per l'associazione Comip Italia, comip-italia.org, la pagina Facebook, Comip, figli di genitori con un disturbo mentale. Io non so se volete dire un'ultima parola, perché immagino siate tutti stanchissimi, quindi è stata una lunga diretta. Allora, Io, vediamo. scusate, volevo aggiungere due parole per ringraziare voi. Io prima di adesso non conoscevo
l'associazione Comip e devo dire, fate una cosa meravigliosa. Ecco, voi un po' rappresentate la rosa per tante persone che si trovano in questo tipo di situazione. Quindi, grazie. Questo è un regalo, forse posso dire, più bello della giornata, questo della rosa. Tra l'altro, dietro le mie spalle si ricollega un po' anche al senso, no, della comunicazione. Ci sono delle rose che mi ha spedito mia cugina dall'Olanda, perché io ho origini per metà olandesi, mia mamma è olandese. E questa cosa ha impattato anche sul rapporto familiare, purtroppo, no? Questa difficoltà a capire i problemi di salute mentale, quindi si creano delle distanze anche nonostante l'affetto. E qualche giorno fa mi suonano, insomma, ci trovano, era un pacco dall'Olanda con delle rose addormentate che potevo risvegliare con una polverina, sarà bicarbonato, non so cos'era. Comunque, queste rose hanno rappresentato un senso di vicinanza, perché non ci siamo mai dette, lei non mi ha mai comunicato cosa pensa riguardo poi di quello che ho vissuto, perché non siamo riusciti a parlarne mai di questa cosa. Però questa rosa è stato un segno di contatto, come dire, io ci sono, come posso? Fin tanto che ce la faccio, ma io ho fatto questo passo e voglio dirti che ci sono. E credo che quindi la rosa oggi possa davvero chiudere questo bellissimo, meraviglioso incontro. Che dire, io sono emozionata, commossa, felice di aver fatto funzionare questa diretta nonostante i problemi tecnici. Ringrazio anche Carlo Miccio che ci ha salutato prima, che appunto c'era il coprifuoco, ma ha partecipato con tutto il suo entusiasmo. Ringrazio Gaia Cusini, che è la nostra grande survivor. Sei un esempio per tanti di noi. Continua così perché spacchi di brutto, sorè. E a voi tutti vi dico: continuate a seguirci, sosteneteci perché è un momento difficile per il terzo settore. Abbiamo avuto un crollo del 90% delle donazioni perché non abbiamo più potuto fare gli eventi in presenza, quindi ci sono tantissimi strumenti con cui ci potete aiutare. Buonacausa.org, cercate il progetto Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. Sul nostro sito c'è una sezione dove ci sono dei gadget solidali. Qualsiasi modo, però noi continueremo a far battere insieme questo cuore viola. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie. Grazie. Ciao. E end the stigma.